Oggi ho visto Ci qualche video siamo. dove eri senza barba, Franco. Ah, questa barba la dovrei togliere prima o poi. Anche fai come me, i io la faccio capelli quando ti non dico una sono. serata. Buonasera, Buonasera buonasera a a tutti. tutti. Siamo in compagnia di Trio Farmer e l'Alieno sulla Piacere. Terra. Salve a tutti, terrestri, salve terrestri. Terrazzi. Ah, Scommetto mamma mia. che non vai manco con l'aereo, cioè, che sei alieno. Sull'aereo ci No, vai, no, no? io vado col disco. Eccolo qua, Giuseppe. Ciao, Ah, mannaggia. Giuseppe. Fai come me, io ogni due Allora. settimane prendo l'aereo, quindi. Ah, ok. Vabbè. Hai un bello sfondo hai creato. Com'è che ti chiami di nome Trio Farmer? Giuseppe. 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 È Sì. un bello Questo sfondo hai creato. qui è quello che metto all'inizio e alla fine dei video. E quindi ho detto, guarda, Dei video che fai ora. te, che fai nel tuo canale. Sì, nel mio canale, sì. Ho detto, lo metto così, Ottimo. se qualcuno vuole iscriversi, ha già la campanella degli avvisi, il mio Facebook e il mio Instagram. Tutto Ottimo. pronto. Ciao MV. Va bene. Ah, una cosa, ti devo fare una domanda. Il video che ho visto nel tuo canale, che facevi la paletta, cioè hai messo che hai costruito una paletta posteriore. Ah, la pala, sì. Sì. Cosa vuoi sapere? Mi senti? Sì, ti sento. No, nel senso, cosa hai preso? Una pala vecchia e l'hai adattata al trattore? Com'è che? Perché non si vede No, più il video, non no. è? Oh, sì, perché all'epoca quando ho cominciato a fare questa pala ancora non avevo il canale. Ho alcune foto. No, ho comprato direttamente la lamiera, ho piegato la lamiera e poi ho saldato il tutto. All'inizio Ah. volevo costruire una trincia, era programmata per costruire una trincia da collegare alla moto agricola. Poi però il Sì. progetto era un po' troppo ambizioso per il tempo che io avevo e allora l'ho trasformata in una pala. Se tu guardi all'interno Una del pala. vedi ci sono tanti oggetti che sono quasi da buttare via e poi io li trasformo, come la porta per le pecore, non so se hai visto per il recinto. Proprio Non ho prendo. seguiti tutti. Sì. Ho Anch'io più o meno faccio come costruito. te, eh. Anch'io trasformo gli oggetti. Ti piace anche a me. Io Questa è una amo. cosa bellissima. Cioè, oggetti che magari non come si dice, non sono più in Andrebbero uso. buttati, è materiale che la gente Via, ma comune magari. crede che sia immondizia. E invece ancora ci si può dare nuove utilità. Questo è un dono fantastico. Io, per esempio, uno dei video ho trovato una finestra da un amico, lui la stava buttando, ho detto no, aspetta, dammela. Era una finestra con l'apertura a vasistas che si apriva verso sopra. E Sì, sì, sì. nel video faccio vedere come la trasformo in una porta, perché avevo bisogno di mettere una porta nell'ovile, in maniera che mia figlia non doveva entrare dentro l'ovile per aprire questa porta. Quindi con una corda e una carrucola lei tira la corda e si apre la porta da lontano, senza bisogno di Ah, ti hai fatto un entrare. video con una cosa del genere? Sì, c'è il video sul mio Ah, canale. E tra devo l'altro guardare. non ho avuto il tempo, però è programmata perché io sono un amante anche della domotica. E quindi metterò un motorino e a distanza con il telefonino questa ex finestra da buttare si dovrà Oh. aprire e fare da porta al mio recinto. Perché che vuoi? Allora c'è uno già che è Giuseppe Amico che lui fa con il pensiero dell'architetto, loro sono domotici, loro sono nel campo della Perfetto. domotica. E Proprio allora già qualche sera facciamo potremmo gli fare una live. apparentamenti. Una live con loro così ci confrontiamo magari un po'. Sì. Sì, Poi automatizzando tutto. sì, perché Ah,
Purtroppo per le mie esigenze, capisci che io quando va bene torno a casa ogni 2 settimane. Ho le mie figlie, vabbè, quindi. mia figlia va in seconda media, è piccolina, non è che posso responsabilizzarla più di tanto, è una bambina, anzi, fa tantissimo. È una bambina molto, molto responsabile. E allora cerco di facilitarle un po' la vita, no? Con la domotica, ora No, mettere le assolutamente. telecamere. Sì, ma Poi se capisci di questo argomento e non ne approfitti, allora cioè, non va bene. Io personalmente non ne capisco nulla di automatizzazione, cose, quindi non ci metto proprio le mani, evito. allora, Però io a chi piace questa cosa è bello vedere che inventa nuove cose. Immagina, la porta automatica dell'ovile che si apre e chiude attraverso l'applicazione, cioè. È una cosa fantastica. sì, ma guarda, il meccanismo è anche semplice. Una volta che la porta si alza così verso sopra, cos'è che faccio io? Metto un verricello con il filo di Sì. acciaio. Questo verricello lo collego È il motorino. a un dispositivo no, on-off che costa 10 euro su Amazon. Non ti immaginare siano prezzi inaccessibili. Questo dispositivo va collegato alla rete, poi ti scarichi l'app e tramite app puoi fare attivare il motorino per aprire la porta. Perfetto. Poi bisogna mettere un fine corsa, altrimenti il motorino continua a tirare e spacca tutto. Si Certo, bisogna deve anche. lavorare un pochino per evitare guasti, però è sicuramente fantastico. Cioè io Vedi, penso Franco, l'ovile tu. con la porta automatica, cioè, è Vedi, fantastico. Franco, che tu dici che sei. Non ti piace la domotica, poi dici che ci vuole fine corsa. Vuol dire che te ne capisci anche. Vabbè, qualcosa la capisco. Io ripeto, io non riuscirei a metterlo ad assemblare una cosa di questi, una cosa simile. Ti posso chiedere che lavoro fai tu? Io adesso lavoro come montatore di mobili in questo momento. Vabbè, quindi con la A tempo manualità perso faccio diciamo dovresti l'alieno. essere abbastanza bravo, no? Più o meno, più o meno. Io tutta la vita ho fatto il marmista, lavorando con macchine semiautomatiche, automatiche, quindi la so far andare avanti una macchina, però così a inventare una porta automatica che si fa. È Quindi, proprio forse la passione che mi manca di mettere insieme una cosa simile. Forse è questo certo. che mi manca. Invece per me è al contrario, lo sai perché? Perché io ho tantissime idee in mente, tantissimi progetti, e se io ogni tanto non scarico la mente realizzando questi progetti, poi per me Sì. comincia a essere un problema. È un problema perché poi comunque le idee, se tu non le metti in pratica, svaniscono dalla tua mente. Quindi è bello tirarle fuori, sicuramente, sicuramente sì. Fatti il conto che ho progettato, volevo fare il pollaio che ora farò a giugno quando scenderò e andrò a casa. E questo pollaio, per ridurre le spese, durante il giorno le galline devono uscire, andare un po' in giardino e a tenere pulito e a mangiarsi l'erba Certo, e il giardino, no? giusto. Avevo visto per una porta di queste automatiche e ci vogliono 300 euro comprata bella e fatta. E io ho già Bella idee pronta. in testa di realizzare questa porta andando allo sfascio, prendendo un motorino elettrico, sai quelli che ci sono che si usano per far alzare il vetro nella macchina? Sì. Prenderò un motorino di questo e con questo realizzerò questa porta a costo zero, in poche parole, perché poi andare a spendere anche 300 euro per una porta di 50 centimetri è anche un prezzo, secondo me, eccessivo. Insomma, siamo un po' fuori dalla realtà, certo. Perché poi le comodità sono belle, però devono avere anche un prezzo adeguato, perché se ti costano E troppo, infatti, già ti che compri con. tutto lo sportello della Se macchina, vai a. ti compri lo sportello intero della macchina con tutto il vetro, e già lo devi solo collegare e il vetro apre e chiude e No, le galline vanno via. la porta la realizzerò io con una lamiera che si alza e che si abbassa. Però il motorino che andrò a prenderlo uno vecchio usato, quindi sicuramente da qualche amico, non me lo Sì, faranno sì, neanche sì. pagare.
e si dovrà alzare questa porta. Vediamo se ci riesco. Poi naturalmente, se ho tempo, se avrò tempo, farò anche il video. No, lo devi fare il video. Cioè, una cosa di queste così. Se lo merita un video. Lo devi fare un insomma. Video così, eh. Sì, che ci vuole insomma, tempo. Perché, cioè, se tu fai un lavoro e quando fai il lavoro che ti riprendi, ci vuole più tempo a fare il lavoro. Ci vuole più tempo perché poi devi spiegare passo a passo cosa stai facendo, devi curare dell'inquadratura, devi vedere, insomma, certo, poi c'è tutto allora, l'editing però... dopo, insomma, però è bello, cioè, è una cosa che non puoi lasciare passare così, fai vedere solo il lavoro finito, cioè, non vale, devi fare tutto. Ne ho fatti diversi di questi video, tra cui c'è quando mi è arrivato un cancello, ho comprato un cancello all'Eroi Merlin e mi è arrivato con una pedana bella, sai, di queste pallet. Queste Epal, sì. L'ho modificata e ho realizzato una mangiatoia per gli animali. Anche lì ho fatto il video di come ho fatto la mangiatoia, di come funziona. Ok, queste pedane sono super versatili, è un legno buono, resistente, c'è chi si ci fa le sedie, i tavolini, cioè proprio è un bel materiale sì. Davvero. E poi giù guarda, i materiali non si possono comprare. Io sono andato a comprare una tavola da 10 cm per 4 metri, me l'hanno passata a 6 euro. Quando prima la prendevo 2,50 euro, quindi immaginati che aumento che c'è. Purtroppo andare a comprare qualcosa di pronto o semi pronto, mentre si butta via un sacco di cose, cioè è solo avere quella visione un po' artistica di vedere in una cosa, vederne un'altra funzione, un'altra utilità, sicuramente un occhio artistico ci vuole. C'è Agrizzorto che dice se abbiamo piantato delle piante messe a dimora, forse pomodori, queste cose qua, dice. Io ho messo le cipolle. Anche cipolle, io, spinaci e lattuga. Ci sono già i video sul mio canale, l'ultimo l'ho caricato proprio 2 minuti fa, non so se è andato a buon fine. Mi piace, mi piace il tuo video che hai fatto con le cipolle, è troppo bello, quando inizia, che fai vedere lì che nascono le cipolle, crescono, è troppo bello, è simpatico. Hai avuto una bella idea. mamma mia. Poi, adesso sto aspettando che migliori il tempo per mettere qualche seme, ma già siamo in ritardo per i semi, però le piantine non le ho trovate, vedremo più avanti, appena migliora il clima prenderò qualche peperone, qualche zucchino, qualche altra cosa. Io voglio fare, di solito da noi nella mia zona i pomodori si piantano la maggior parte dell'orto fine maggio, però io questa volta voglio anticipare e metterli fine aprile, primi di maggio, vediamo cosa succede, perché poi a maggio non so se io riuscirò a scendere in Sicilia, quindi tutto dipende dal clima, va. Il pomodoro è una pianta che ama il caldo, quindi ok, fine maggio, però se il clima migliora prima, penso si possa mettere anche prima. Speriamo. Non sono un esperto di orto, io l'orto lo faccio... Ha detto a Rizzorto che ha messo le patate. Noi le dobbiamo ancora mettere, dobbiamo ancora preparare. Mettere. Adesso devo fare una chicca sulle patate. Che non, poi vi svelo poi dopo. Vi svelo quando ho pubblicato il video. Guarda, stanno nascendo le patate. Io le patate semino quelle comprate al mercato. Appena cominciano a germogliare così, le metto e le butto a terra. Però finora non ho raccolto granché. Non so se è la terra che non è buona, non lo so. Le devi concimare, le devo concimare? No, io uso solo la terra. Guarda, la patata. Noi ci diciamo, se non ci dai niente, non ti noi ci abbiamo detto Ligure che è il Papa che fa le medaglie.
Vabbè, io la mia agricoltura è un'agricoltura molto povera, io uso solo la terra. Lo so, però dovresti Non usare uso nulla di chimico. l'orto biologico di Ponente, usare le micorrizze. E che cos'è? Sono funghi. Chi che sono? Allora, mi Io sono la cuffia, dimmi. Stavi parlando. non lo so, io al massimo sto usando i resti del trinciato oppure quando c'ho Vabbè, quello lì va bene, quello va tipo. bene. Io dovrei fare il compost, ma non ho mai avuto la capacità di costruire una compostiera, che poi non ci vuole niente a costruirla in realtà, e cominciare a mettere a coprirla bene per far venire fuori un pochino di compost. Ci ho pensato più di una volta e non ho Ma non... mai fatto veramente la costruzione. No, ma ti spiego, la compostiera, noi lo facciamo, che noi ammucchiamo tutta la roba che lo scarto di vegetali, e le ammucchi Sì. così e poi non è che devi fare una struttura, capito? Ci sono quelli che magari hanno l'orto piccolo che ti fanno la struttura e tutto, Ma io so che però... bisogna coprirla, che non la puoi lasciare quando piove bagnare. Non so bene, poi non lo so, io sono inesperto. Io devo fare un angolino e accumulare là tutti i resti vegetali, tutto quello che ho. E metterlo in un angolino qua nel terreno. Però, certo, se comincio adesso avrò il compost fra un anno, non è che ce l'avrò subito. Ah beh, sì, ma tutto Quindi, lo scarto che hai sì, vegetale lo sì. E butti. piano piano si decompone. Ma tipo, se il vicino qua, il padrone di casa, mi passa il decespugliatore su tutto il terreno, io tutto quello che è tagliato lo lascio là, non è che lo ammucchio, lo lascio dov'è e piano piano si decompone e va ad arricchire tutto il terreno, diciamo. Sì. Non faccio. Giovanni Arone che dice, lui dovrebbe essere anche lui dalle vostre parti, però non, forse, cosa volevo dire? Dice di mettere il letame, dice. Giovanni, di dove stai, Giovanni Arone? Mi sentite? Perché avevo un problema con il microfono. Mi sentite ora? Sì, Sentiamo, sentiamo. adesso sì. Sentiamo. Il Allora. letame si sa che aiuta moltissimo, ma io continuo a non usarlo, non so perché, ma Io vi posso dire deve avere le che parti per nell'orto. avere, diciamo, o qualcheduno che te lo vende anche. Qualcheduno che ce Allora, l'ha io messo lì. qua io sono circondato, c'ho un'azienda avicola da un lato e un'azienda di bovini dall'altro, cioè. Qua nelle vicinanze avrei come procurarmi, cioè ci posso andare col secchio, con la carriola a prenderlo, non è lontano. Però io Sì. continuo ad insistere sul fatto che la terra può dare frutti anche senza questo aiuto, diciamo, umano. Sì, Non dovresti lo fare so, tipo sulla forse pesca. ritarderanno a crescere, forse daranno meno frutti le piante. Però è una cosa senza, diciamo, manipolazione umana, senza intrusione, senza, non lo so, senza queste tecniche Però introdotte io dall'uomo. ti posso dire che in parte condivido quello che tu dici, nel senso che io faccio anche orto esclusivamente biologico, quindi non metto niente se non zolfo e calce dove e quando serve. Però la concimazione, se tu pianti le cose spesso, sempre nella stessa parte di terreno, a meno che non alterni le colture, a meno che non fai un po' di sovescio, va a finire che a poco il terreno si impoverisce Si da queste impoverisce il densità. terreno, ok. Però Infatti c'è io così una che faccio. corrente. Dimmi, dimmi. Sì, no, faccio praticamente il solco, poi metto il letame dentro Sì. questo solco dove devo andare a mettere le piantine e lo lascio maturare un mese così quando c'è il tempo naturalmente. Poi freso tutto insieme e il terreno viene bello fertile. Anche perché io Certo. ho l'impianto di irrigazione montato, quindi il canale è sempre quello, la striscia dove vengono piantate le piantine è sempre quello, sempre quella. Certo, quindi tu arricchisci la terra con il coniuge. Sì, vabbè, questa è una cosa che è
concime comune letame, efficace. Attenzione, letame, non altro, mai sì. Altro. Ok. Io non lo so, io forse è una questione che il terreno dove io faccio le mie, non è mio, io pago l'affitto qua, quindi non mi viene di investirci, non lo so, non lo sento proprio mio. Certo. Quindi mi diverto a fare l'orto, che ripeto, non ho esperienza, ho cominciato l'anno scorso a lavorare l'orto. Mi diverto, è un passatempo, mi rilassa, mi piace quando non posso fare la mia passeggiata nelle cave lontano, mi diverto qua nell'orto, è piacevole, ho qualche risultato, ce l'ho, l'anno scorso ho raccolto peperoni per mesi e mesi e mesi, che ormai non si finivano più, e ho qualche patata piccolina, i meloni, le melanzane, cioè ho fatto poche cose ma ho fatto un po' di tutto. Quest'anno sto aumentando la produzione, ma sempre per consumo proprio. E non lo so, io faccio sempre le cose molto in maniera molto preistorica, diciamo. Non ho neppure un motozappa, non ho niente. Io ho fittato che hanno, ci sono 4 olive sul terreno, sono stati potati quest'anno sempre dal padrone di casa, non da me. E poi tutte le frasche, c'è passata la trincia sopra, quindi il terreno è tutto pieno di queste, di questo trinciato. E io gliel'ho lasciato. Già fa da arricchisce, non lo so, l'azoto, il carbonio, non, cioè il verde, l'azoto e i ramoscelli sono il carbonio, non lo so molto bene. Però già immagino che questo aiuti il terreno a mantenersi in un certo modo fertile. Poi me lo concimano i gatti il terreno. Ma c'è poca, il gatto c'è poca aspetta tale, che io metto la zappa da qualche parte per andare a fare, non lo so, No, io anche io ho avuto buoni risultati, infatti le piante nei video si vedono che sono belle, verdi. Il problema mio più ricorrente è quello che è arrivato a un certo punto nei pomodori, invece mi viene il marciume apicale. E sì, ho fatto delle ricerche. È capitato pure a me l'anno scorso. Ho fatto delle ricerche, tutti dicono che i problemi siano due. Uno, la mancanza di calcio, e l'altro, il non annaffiarli in maniera costante. Però il tipo di pomodori che pianto io sono dei pomodori che da noi si chiamano siccagni, nel senso che sono senza acqua, senza irrigazione. Senza. Si irrigano una volta quando si piantano, e poi dopo 15-20 giorni si irrigano una seconda volta e poi si fa la rincalzatura. Dopodiché non si fa niente. E tra l'altro vi posso anche raccontare un'esperienza. Io ho sia questi che metto così, che sono circa 1000 piantine che metto, perché io faccio poi insieme a mia madre e mio padre la passata di pomodori, no? E uso proprio questi. Poi ho una fila che metto di solito anche prima, invece irrigata. Voi non ci credete, ma io trovo la differenza. Cioè quelli che sono senza irrigazione, che sono senza acqua, hanno un sapore diverso, hanno un gusto molto più intenso rispetto a quelli invece che sono... Che è annacquato, irrigati. È un gusto annacquato, sì, perché giustamente un po' più annacquato. È un po' più annacquato, sì. Beh, qua si va sulla botanica, sulla genetica delle piante, cioè qua siamo... arrivati a livelli di scienza troppo, troppo approfonditi, sì, quindi devi sapere il tipo di terreno, cosa c'è, la composizione chimica del terreno, cosa ti manca, cosa non ti manca, cosa vuole ogni tipo di pianta, cioè qua si va, non siamo più contadini, siamo scienziati ormai. Ho fatto io anche degli esperimenti, perché ho detto il problema dell'acqua non può essere. Ho fatto un piccolo pezzettino e ho messo il calcio, perché mi dicevano che era il calcio. Effettivamente con il calcio un po' la situazione è migliorata, però non tantissimo. Io sono convinto che questo è un problema dato dalle piantine, perché le piantine non sono più quelle selezionate dai nostri nonni. I nostri nonni sì, che non sono piantine autoprodotte, esatto. Sono le piantine comprate a...
prendevano i pomodori più belli, quelli che rendevano meglio in quella terra, e da quelli poi facevano i semi. E quindi ogni volta la pianta Sì. era una pianta adatta, che si adattava bene al Sempre terreno. selezionata, ogni volta, ogni Sempre, esatto. generazione più selezionata, sempre i migliori frutti venivano usati per i semi. Ora Questo invece con queste sicuramente. piantine globalizzate, che sono delle piantine che devono andare bene in Liguria, che devono andare bene nel Veneto, devono andare bene in Sicilia, vanno bene sì, però devi dare prodotti che dicono lo, cioè diventi dipendente tu devi dare tutto ciò che serve alla Sì. piantina, non è più una piantina E che si invece è perde autonoma. l'idea di autoprodursi, cioè tu sei sempre schiavo di questo grande sistema che ti obbliga a seguire passo a passo le cose che ti dicono lui, devi comprare il terriccio che ti danno lui, devi Esatto. comprare quelle cose che ti dicono. E quindi, vabbè. Giuseppe, ma tu praticamente sono i pomodori che pianti, sono pomodori a tocco del posto e vi fate i semi voi, poi. No, 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 io finora no, sono così comprati in vivaio, perché Ah, ho non ho capito. il tempo di fare. Sto selezionando. Sono pomodori che sono ibridi o sono pomodori così che usate voi? No, sono gli stessi pomodori che vendono in tutta Italia. Io ho fatto un esperimento, ho fatto l'anno scorso un campo dove ho messo più varietà, Brigata, Big Rio, non lo so se coincidono con quelle che magari ci sono in Liguria. Brigata, Big Rio, Roma, ora ne è arrivato uno che si chiama Chero. Quindi ho fatto 5-6 file così a livello sperimentale, ho visto qual è la varietà che rende meglio nel mio terreno, tant'è che comprerò solo quella varietà. Ci si dovrebbe rivolgere a qualche produttore locale, fare una ricerca qual è quella specie, quel tipo di pomodoro che è della zona, cioè è troppo difficile. Ci si dovrebbe Poi rivolgere a qualche vecchietto del paese che dà le vendere. giuste indicazioni, perché il botanico può aiutarti, sì, sicuramente, ma deve essere molto specializzato della zona. Sono d'accordo con AgriZooOrto. Lui dice è meglio piantare il pomodoro ciliegino. Effettivamente, quello è l'unico pomodoro che nel mio campo viene sempre e non ha mai nessuna patologia. Il problema, caro AgriZooOrto, è che raccogliere poi 30, 40, 50 cassette di pomodoro ciliegino per fare la passata di pomodoro, ci vuole poi, È più sai, devi faticoso. imparare a pregare, devi pregare per non perdere la pazienza. Sì, sono piccolini, sa. Sono Ma piccolini, sono piccolini. noi abbiamo piantati 2 anni fa, però ne fanno un sacco e poi sono piccoli, sono. Poi non Va so bene se per il puntare ciliegino è sulla buono pizza. per fare la No, passata, per è buono. Sì, fare è la passata di buono. pomodoro. Non so È dolce. se... È dolce e Ma buonissimo, sai. sono tutti buoni, i pomodori fa passata, non è che. Boh, I migliori sono Sì. i più classico è le cose, il Samarzano, però. Lì Il classico. Beh. praticamente se tu fai una grande piantagione di ciliegino devi prendere un secchio, metterlo sotto sopra, sederti sul secchio, cominciare a pregare e poi dopo una buona meditazione cominciare a raccogliere. Vabbè, sono piccolini, ci vuole tempo. Beh, invece i pomodori, quelli tradizionali, belli grandi, va, è più semplice, però. Poi Intanto io saluto anche vedo io il a tutti. ciliegino più Quanto come un siamo in pomodoro da live? serra. Quanti Va siamo, bene, no. dico, in live? Io non Siamo in riesco a sette. vedere quanti siamo. Sette. In sette, siamo in sette. Bello, il mio numero Eccolo qua, fortunato. agricoltura Sette. partita da zero. Oh, buonasera. Simone, se Lo non conosci già? sbaglio, no. Io lo seguo, sì. Sì, Anche lui fa agricoltura. Ma sai, lo vedo che è seguo. una passione che sta prendendo piede.
Nel senso, forse la modernità ci ha costretto un po' ad avere un più rapporto spirituale con la terra e con le cose con la natura che ci circonda. Io quando Sicuramente. sono in città, per esempio, per ora che vivo in città, guarda, non vedo l'ora poi di tornare in campagna e vedo che per me è come una medicina. Quando io sono in campagna là, tranquillo, a fare quello che faccio, ad avere la mia libertà. Ce ne Sì. vogliono sedute dallo psichiatra, ce ne vogliono medicinali. Cioè, la gente Sicuramente. dovrebbe scoprire la, come possiamo dire, campagnoterapia, no? La natura Sì. terapia, ecco. È un ritorno alla natura, perché comunque noi ne facciamo parte e lo stiamo dimenticando. Io no, sinceramente. Ma io vedo queste persone nate e cresciute nelle grandi città e non lo so, credono che la vita sia tutta quella là, i locali, i vestiti. Io preferisco non avere muri intorno, mi piace vedere spazi aperti, natura verde, alberi. Sicuramente sento un contatto molto, molto più bello, La con la potremmo natura. chiamare ortoterapia, ora mi sta venendo in mente, ortoterapia. Ortoterapia, ma deve esiste qualcosa di simile? Esiste, Nel esiste. titolo della live, nel titolo della live ci ho messo, parliamo di trattori, siamo andati a finire Allora, ora parliamo di ortoterapia, tra un po' parleremo di va bene, dai, va trattori-terapia, bene. no? Tanto l'argomento è quello, va bene, eh. Eh beh, sì, partiamo dall'orto, poi ci allarghiamo quando ormai con la zappa non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di moto zappa, quando in moto zappa si fa poco, si Io mette mano a trattore. ho avuto sempre un grande problema con la zappa perché l'ho vista sempre come un grande nemico, no? Un nemico da sconfiggere o almeno da tenere Povera lontano. zappa. E proprio per questo mi sono sempre adeguato a sperimentare attrezzi per cercare di usarla il meno possibile. Ho creato assolcatori, ho creato aratri. Però no, mi sono reso conto a 40 e rotti anni che non si può fare a meno della zappa, perché vicino alla piantina l'unica cosa che può È estirpare la l'erba zappa, sì. Come perché sì, è vero che con gli assorcatori a la destra e a musica? sinistra si può La fare un musica. bel lavoro, però certe volte ti tiri la piantina, certe volte rimane l'erba, devi sempre comunque ripassare con la zappa, vuoi o non vuoi. Boh. Sì, e poi è una questione di contatto, ritornando all'ortoterapia. Col trattore, sì, devi fare un grande lavoro, hai un grande campo lo devi fare col trattore. Però la zappa ti aiuta ad avere un rapporto con la piantina, non lo so, forse sono scemo io, forse sono troppo alieno io, però è una cosa che quasi tu ci parli con le tue piantine, è una Sì. sensazione, tu ti prendi cura di quelle a una, non è che passi con il trattore e fai la fila intera e poi giri e ne fai un'altra, cioè non c'è il contatto, mettere nella terra, mi piace quando il tempo me lo permette, il clima, stare a piedi nudi nella terra, sai, è una cosa bella, non so neppure Ti immergi come proprio con spiegarla, ma è proprio il contatto, sentire il contatto con il pianeta, va, diciamo. Poi qua andiamo un po' sul misticismo, sulla cosa. Io sulla mischio un po' spiritualità. tutto, mischio un po' tutto Fai nel mio canale, io guru, faccio riflessioni, faccio passeggiate. E i miei video nascono come passeggiate nella natura, poi piano piano, poi comunque nell'orto è anche bello, è sempre un contatto con la natura, e quindi ci metto anche l'orto. Poi ogni tanto faccio le passeggiate urbane, però quelle non sono un po' lontano, più a contatto con la storia che con la natura. Ma c'è questa, vabbè, Francesco questa è che una. dice: io mi porto sempre cinque tipi di zappe e sei uno coraggioso, ti posso dire ti stimo. 5 di zappa, e vabbè, c'è la zappa comando qualunque, la Francesco, io piccolina, la ti zappetta. stimo. Guarda, ora vi faccio ridere. Mio cognato si è comprato un appezzamento di terreno piccolino, no? All'interno c'era anche una piccola casetta e un garage.
All'interno di questo garage, poi quando abbiamo aperto, perché era una persona anziana che ha venduto a lui questo terreno, abbiamo aperto il garage e c'erano messe in fila almeno 15 tipi di zappa differenti, no? E lui che La odia la sapienza. zappa, cioè non l'ha mai vista mai neanche da... Guarda che futuro di caro cognato, tutte per te. Era un segno che la natura stava lanciando delle Eh sì. zappe. Abbiamo Tra perso l'altro Emilio. questo era un signore che se le faceva su misura, metteva dei pesi. Io me lo ricordo quando ero piccolino, certe volte lo andavo a trovare, aveva una piccola forgia e allora mi spiegava, qui mettiamo questo peso così io lo alzo, però poi il peso mi aiuta a far entrare la zappa dentro la terra. Dico, Sì. È è l'amico della zappa, quindi ho detto a mio tutta una cognato, non ti scienza, una posso geometria, sembrare. non è solo la zappa, c'è Io tutta una scienza dietro. ne ho comprata una l'anno scorso, perché ti devo dire, dopo 3 volte si è completamente piegata. C'era una piccola pietra, ho provato a tirar fuori dalla terra la pietra, la zappa già si è piegata, per dire che Si è ora le piegata la zappe che zappa. ci sono ora in vendita non sono più neanche le zappe di una Non volta, vogliamo sono dire la verità. zappe biodegradabili, che se la lasci là non la trovi più qua. Attrezzi Bisogna trovare attrezzi antichi. professionali, ecco, attrezzi professionali. Io Sì. mi ricordo che c'erano persone che facevano le zappe dalle balestre, andavano dallo sfasciacarrozza, andavano a prendere le balestre delle auto, L'acciaio della perché balestra, ok. sono fatte proprio di acciaio, e poi da quelle cominciavano a forgiarle e facevano delle zappe. Era un buon materiale, diciamo, da lavorare. Sì. Ecco, Emilio ride. sempre dato. Vi ho lasciato, come al solito la live ogni tanto mi... Ho fatto il mago, sono sparito. Agrizzorto ci scrive che la migliore zappa è quella creata dal disco Frangizzolle. Io non l'ho mai vista cioè non ho mai visto fare una zappa da questo disco. Effettivamente potrebbe essere una buona Non idea. so se l'hai visto, quello della Casorzo. La Casorzo, c'è un disco rotativo montato su un motocoltivatore. Però bisogna Sì. avere le terre, perché io c'ho una terra dura che non so come lavora. Ma io, guarda, io ho lo stesso problema. Penso che la mia è una terra che quando piove tu non puoi entrare completamente. E quando arriva il caldo in Sicilia, in 4 giorni o tu la fai che la riesci a fresare tutta, altrimenti diventa dura come la pietra perché è molto argillosa. È E il problema argilloso, dei ok. piccoli è un problema. È un problema. Però andare a comprare certe volte trattori grossi, io ero innamorato, visto che dobbiamo parlare di trattori, di Goldoni e Antonio Carraro. Per me erano il top del top. Quando io ero piccolino, mio papà aveva un Universal Goldoni con rimorchio trattenuto, quindi era una macchina veramente fantastica, piccolina, molto maneggevole. Io avevo 5 anni, mi ricordo che andavo lì a giocare proprio con il trattore, proprio appassionato. Poi lui Sta se l'è comprato. saltellando un po' il tuo audio, scusa Giuseppe. Il mio. Non riesco ad ascoltarti perfettamente, non riusciamo ad apprezzare la tua storia così. Vado un po' più piano, vediamo se ora si riprende l'audio. Fammi sapere, Ok. casomai interrompimi, non ti preoccupare. E quindi andavo io sempre a giocare vicino a questo trattore, no? Ero proprio affascinato. Poi però mio padre l'ha venduto e si è comprato un cingolato. Però io sono rimasto sempre con quell'idea. Antonio Carraro e Goldoni isometrici con le ruote uguali per me erano sempre i migliori trattori. E quindi prima di fare questo acquisto del sottochioma ho girato un po' per vedere di trovare qualche trattore del genere. Però alla fine con gli attrezzi per trovare un mezzo discreto ci volevano 10.000 euro. 10.000 euro.
Io ho detto, ma per il terreno c'ho io. E le lattughe, i finocchi e i cavoli che sono 1,50 euro. Prima che io riprendo 10.000 euro di attrezzatura, in quanti anni ammortizzerò? No, ma c'è complicato. Nella serie io ti spiego il discorso, cioè se tu lo vai a comprare nuovo è un conto, ma se lo compri usato, che non sia un cancarone, diciamo, da dare da rottamare, cosa volevo dire? E te c'hai sempre il tuo trattore, capito? Il tuo mezzo, poi lo puoi rivendere, nel senso, se ti sei fatto il tuo lavoro, tanto il trattore come un escavatore, come tutte le altre cose, capisci? Se uno parte da partenza, mi costa un botto quella cosa lì, non compri mai niente, non compri, capito? Rimani lì sempre con la zappa. Se vuoi già cominciare con il top, è difficile, poi comunque devi vedere. Alla fine, le dimensioni del tuo campo, esatto. che macchina ti serve, che attrezzi ci devi attaccare dietro, cioè è tutta una scelta basata sulle tue esigenze, ma alla fine e poi comunque è sempre meglio andare sull'usato, penso. Sì, ma infatti io 10.000 euro con gli attrezzi ho detto usato, perché nuovo si parla di altri prezzi. Però io ho tanti amici, per esempio l'altra volta mi serviva l'escavatore e dovevo girare la terra di un altro appezzamento di terreno, allora sono andato là, me lo sono andato a prendere, lui me l'ha dato tranquillamente, quindi se mi dovesse servire il trattore vado, prendo un carro attrezzi, vado a prendere quello di mio padre che si trova in un altro terreno e in un modo o nell'altro posso risolvere il problema. Questi orti che io coltivo vicino a casa sono appezzamenti terreno abbastanza piccoli, ecco, non valeva la pena andare a spendere altri 10.000 euro di trattore. Ho comprato all'epoca questo sottochioma, l'ho preso 1.700 euro, ho detto guarda, con 1.700 euro non compri più neanche un motocoltivatore, facciamo la prova. Sottochioma, scusa, che per chi non, come me non capisce cos'è un sottochioma, che significa che puoi passare sotto gli alberi con questo trattore che non è molto alto? Sì, il sedile ce l'ha quasi a terra. Terra è stato tipo una Formula 1 dei trattori, va, che è bello basso. È stato prodotto dalla Brumital a Catania, proprio viene da un progetto studiato dall'Università Catanese. La Brumi è un'azienda siciliana che è in partnership con un anche qui a Bologna, diciamo, la sede centrale sono Catania e Bologna, e all'epoca 30 anni fa hanno studiato questo trattore, che non è altro che davanti alle frese come un motozappa normale e dietro ti puoi sedere, però, perché c'ha anche le ruote trazionate dietro, quindi è un motozappa con le ruote dietro trazionate. Ok. Molto simile al Ghiro, non so se tu conosci il Ghiro come macchina. No, non lo conosco pure lui, no. E insomma, l'ho preso 1.700 euro, poi me lo sono restaurato io, me lo sono fatto grazioso, ho messo la fresa nuova, ho cambiato la frizione e l'ho riverniciato con 300 euro, ho fatto tutto, 2.000 euro per chi ha una passione, non è una spesa eccessiva, ecco, per chi lo fa solo per passione. E poi per adattare gli attrezzi, i vari attrezzi, c'è bisogno, cioè lui cosa c'ha? Un albero di trazione che gira là e tu ci attacchi l'attrezzo? No, lui questo qui non ha niente, è solo come il motozappa, tu puoi fresare dietro e basta, davanti voglio dire, scusa. Davanti, ok. E io poi ho costruito, anche lì c'è il video, con tutto materiale riciclato, un sollevatore posteriore. Però non idraulico, con un verricello. Praticamente quando io attacco l'interruttore, il cavo del verricello mi solleva il sollevatore con l'attrezzo che c'è collegato, e quindi potrei in teoria arare, fare i soldi. Giusto. Vedi com'è bella l'inventiva, da una cosa che magari non... un piccolo tiller ripuntatore, diciamo, ecco, e quindi fa davanti fresa, è effettivamente la soluzione migliore, davanti fresa e dietro poi mi ripassa il terreno e dietro e rompe le zolle, diciamo.
Però sempre il terreno non può essere un terreno durissimo, eh? Non stiamo parlando che fa o può sostituire, certo, il lavoro, certo, di un se c'è questo problema della terra che diventa dura, non funziona più. Scrive agricoltura a partire da zero, due volte ha comprato usato, però alla fine forse ha avuto dei problemi. Effettivamente può capitare agricoltura a partire da zero, però ti dico una cosa, la maggior parte degli attrezzi piccoli, perché poi dobbiamo distinguere i trattori che sono attrezzi grossi e che quando si rompono hanno bisogno veramente di una grossa spesa. È un grosso investimento, un grosso rischio. Esatto, il piccolo motocoltivatore o la piccola motozappa. E la mia scelta, caro agricoltura, è venuta proprio da questo ragionamento. Ho detto, se io compro un trattore usato che già mi costa 6-7 mila euro, quando io vado a rompere il trattore, prima non è sicuro che io posso sistemarlo da solo, perché magari può essere che quella cosa che si rompe sia ci vogliono delle capacità superiori rispetto a quelle che ho io. Certo. E quando tu vai a comprare magari una frizione di un trattore, già si parla di centinaia e centinaia di euro. Quando tu invece compri una frizione magari di un motozappo, di un motocoltivatore, insomma, con 80-100 euro, e tu te lo puoi anche sistemare se sei un po' ingegnoso, perché sono quattro viti, quattro dadi da togliere, la spesa è diversa. Certo. Questo è stato proprio il ragionamento che ho fatto io. Certo. Io, un amico si è comprato un trattore vecchio, l'ha comprato 4.000 euro e poi ha speso altri 6.000 euro per sistemarlo. Già 6 e 4 sono 10.000 euro, con 10.000 euro viene una macchina performante. Ecco, non conviene più andare a comprare un usato vecchissimo. Sì, e infatti, che era quello che diceva Emilio, quando compri l'usato non puoi andare in quella macchina che ormai è, cioè, da rottamare, quindi, esatto, che puoi, ciao, aggiustarla, ti costa più. Vediamo. Mi raccomando, iscriviti al canale, che devo fare tanti iscritti. Siamo tutti alla ricerca di iscritti. Purtroppo non posso fare balletti per trattenere la gente. Però dai, non ancora, non ancora, vai, non ancora. Ci adegueremo piano piano. Comunque, ciao, ciao, grazie per la compagnia e ci vediamo. Piante se di poi pere. Emilio, se poi Emilio mette il video dopo sul canale, poi lasciamo qualche tutti lasciamo un commento per rimanere una traccia, per andare a cercare i canali l'un dell'altro, per Ma io, se c'è qualche curioso, potrei anche trasmetterlo il video alla fine, due minuti. Se ho l'immagine, ora vediamo se la trovo, un'immagine la trasmetto. Allora, c'era le piante di terra che chiedeva, comprarlo nuovo quanto costa? Ti riferisci al sottochioma o a un motocoltivatore? Perché il sottochioma nuovo non lo fanno più. È una macchina da comprare, usare, da comprare usata e restaurare. E ripeto, per piccoli appezzamenti di terreno e per chi non fa diventare il terreno compattato, cioè per chi ogni anno lo coltiva, è un'ottima macchina. Se abbiamo per chi un ha terreno... una terra più soffice, anche immagino, cioè, perché voglio dire, il problema della terra che avete voi dalle vostre zone magari non c'è dappertutto. Sì, tipo qua in provincia di Ragusa la terra è molto più soffice, non arriva a diventare così dura da non permettere a un motozappa di smuoverla, anche di quelle piccoline. Sì, no, questo è abbastanza pesante, perché comunque ha il motore proprio sopra, ha una fresa che è 1,60 m, bella grande, quindi riesce in ogni caso a rompere il terreno. Però magari non riesce ad andare in profondità, mentre se già è un terreno che l'anno precedente è stato coltivato, allora riesce a lavorare bene la terra.
lavorarlo più a fondo. Ho visto comunque mio papà ha una fresa maschio dietro il cingolato, e quando il terreno è duro anche la fresa maschio, che secondo me è la miglior fresa al mondo. Maschio è la marca, scusa, o il modello? Cos'è una fresa maschio? No, no, maschio è la marca, è una delle migliori marche di fresa. Ah, ok, è la marca del prodotto. Okay. Secondo me, quando un terreno non si lavora da 3, 4, 5 anni, l'unica soluzione è l'aratura. O se non c'è la possibilità perché si è troppo compattato. Ultimamente io ho preso l'escavatore e ho girato proprio la terra con l'escavatore. Se tu ci vai, quando la terra si sta per asciugare, sai, quando è asciutta però non è proprio dura, diventa sì. Sabbia, diventa proprio un terreno molto fertile. Ma poi io dico, smuovere la terra troppo in profondità è buono per la terra o no? Perché io dico, ci sono microrganismi che stanno sotto, che sono anaerobici, cioè non hanno bisogno di ossigeno, magari rivoltandoli tutti i lombrichi, i vermi, cose vengono a galla, gli uccelli se li mangiano. Cioè, usare un aratro che va troppo a fondo, una cosa per muovere la terra troppo in profondità, io non so quanto possa essere utile al terreno stesso. Secondo me dipende dalle colture che tu devi mettere. Giustamente, se devi mettere grano, allora il grano possibilmente ogni tanto il terreno è meglio ararlo. Ma ararlo non significa scendere oltre 50 centimetri, perché non ha neanche tanto senso. Nell'orto, se si ara, è l'aratura di un motocoltivatore, quindi non è che sia profondissima, è più che altro un rigirare la terra e va bene, può scendere 30 centimetri massimo l'aratura di un motocoltivatore. E io che uso più la fresa, concimo spesso il terreno, quindi non c'è il bisogno di andare molto in profondità, perché intanto concime il terreno, è un'aratura profonda, cosa fa? Il concime che io ho messo sopra dove vanno le radici alla fine va sotto il terreno, lo fa sprofondare troppo in fondo. Esatto, e quindi è la stessa cosa che io non avessi messo il concime. Certo, perché poi comunque con l'acqua tutti i nutrienti tendono a scendere ancora di più e le radici non arrivano a... Che quando noi andiamo a tirare gli ortaggi ce ne rendiamo conto. Massimo può entrare in profondità una radice di 10 centimetri, forse 15, ma non ci sono radici di ortaggi che arrivano a 30 centimetri di profondità. Certo, quindi certo. Non so fino a che punto ha senso andare a fare a muovere la terra là sotto. Infatti. Tu cosa pensi? Emilio la ratura del Emilio va bene, è il problema. Nuovi, allora, l'agricoltura ci dice, i trattori nuovi come prezzi sono elevati, cilindrate piccole dai 15 ai 2000, più grandi si può trovare di tutto fino a superare anche i 100.000 euro senza problemi. Sì, sì. Vabbè, qua dipende da cosa devi fare, sì, se tu sei una grande azienda sempre... che hai ettari e ettari e ettari da lavorare, allora, e tu ti rinnovi la flotta di trattori, quindi sì. Vai a cercare macchine performanti davvero, se tu hai il tuo piccolo appezzamento. Buonanotte, grazie di essere passata da qua. Vi spiego, almeno quantomeno vi do il mio parere. Io vivo in una zona vicino a me, il mio paese non è molto agricolo, ma ci sono accanto a me dei paesi dove la produzione agricola comunque è una cosa importante. E allora, mentre sono qua in Veneto, chi vuole dimostrare la propria ricchezza compra una macchina buona, una BMW, un Audi, no? Non so, qualcosa del genere. In questi paesi, sì. Chi vuole dimostrare la propria ricchezza compra il trattore di 100 cavalli, quindi il John Deere da 100 okay. cavalli. Poi cosa fa con questo un trattore? Simbolo di status. Sì, sì, se ne va in piazza e fa vedere che ha il trattore da 120 cavalli che è costato 100.000 euro.
quando però deve andare a lavorare, tu vedi questo trattore con il cesto dietro e il motozappa sopra questo cesto. Quindi questo uso, un trattore da 120 cavalli. Lo usa solo consuma, per farsi la sì, consuma chissà quanto gasolio, poi arriva nel podere, prende il motozappa da 10 cavalli e si rompe il sedere, scusando la parola, lavorando la terra con la motozappa. Ah, questo purtroppo, ora, questo di voler dimostrare il proprio status è una cosa bruttissima. Per dire che cosa? Che sicuramente i trattori grossi sono utili, però ricordiamoci che per essere veramente utile e sopportare le spese di gestione di un trattore del genere bisogna farli lavorare sempre e quindi ci vuole una grandissima estensione di terreno. Chi ha un ettaro di terra e si compra poi un trattore del genere non può avere altro che perdite, secondo me. Fa le sfilate poi in paese. Tutte le domeniche passa col trattore al centro della piazza e vai... Non che so se fare? Capita anche nelle tue zone lì, Franco. Non ci ho mai fatto troppo caso, diciamo, ma credo di no. Credo che qua ci sia una nozione di andare al risparmio e non c'è questa ostentazione di dire mi compro il trattorone per passare un ettaro di terreno. Non c'è questa cosa. Non c'è. Invece credo di no. Nelle mie zone è sì, l'ostentazione della ricchezza è uno e poi magari quello il trattore intanto se lo compra però poi ancora deve pagarlo e cose là sì, e, sì, no. Però intanto lo fa vedere a tutti no, non lo so, io penso che i trattori come anche le macchine, come anche il telefono, come anche il computer, devi usare quello che hai bisogno per quello che devi fare, cioè, esatto. Questa cosa di ostentare ricchezza io la trovo una cosa molto molto, sono stato qui, non lo so, io sono in visita alla più grande risaia di Italia, si trova nella zona di Eraclea, Jesolo, insomma vicino Venezia, diciamo. E fatto il conto che ci hanno fatto fare il giro, l'estensione di terreno era tale che ci hanno fatto fare il giro con l'autobus dentro i propri terreni, per farti capire di cosa stiamo parlando. Poi ho preso confidenza con il proprietario, che è una specie di nobile di queste parti, e mi raccontava che all'epoca suo nonno aveva 700 contadini che lavoravano queste terre. E poi all'interno di queste terre c'erano i casolari e i contadini con le proprie famiglie dormivano all'interno di questi casolari, un po' come avveniva nel Medioevo. Poi io ho fatto una domanda e ho chiesto: e ora invece quanti dipendenti avete? Mi ha detto 7, compreso quelli che lavorano in ufficio, quindi ragioniere, consulente. Perché avevano un trattore di quelli, sai, quelli cingolati, giganteschi. Non so come si chiamano, Challenge, Champions, non mi ricordo ora i nomi. No, non lo so. Sì. Hanno investito nell'attrezzatura sì, più che nelle persone. Quando è ora? Praticamente hanno dei cingoli di dietro, e davanti c'hanno le ruote. No, questo è proprio tutto cingolato, davanti e dietro. Un unico cingolo, però di quelli alti. E mi diceva, questa macchina praticamente quando comincia la stagione si accende e non si spegne più fino a quando non finisce la stagione. È l'autista che cambia, l'autista si fa il turno, si fa le turni. Ore, scende un autista e sale un altro autista. Allora, in questi casi sì, sarebbe inutile dire che il trattore grosso non serve, giusto? Perché c'era un'effettiva estensione di terreno. La macchina giustifica, cioè il lavoro giustifica l'investimento della macchina. Se consideri 700 persone a scendere a 5 e una macchina ti fa il lavoro di 700 persone, no. Sì, volevo riprendere una bella differenza. Il commento di agricoltura che dice che ultimamente chiama i terzisti e poi lui si fa solamente la lavorazione finale con la motozappa.
questa è una soluzione ottima. Esatto. Vi posso dire che alla fine dei conti tu non hai rischi, non rompi i mezzi, e magari sì, queste lavorazioni più grosse non le fai neanche tutti gli anni, ma la fai una il volta. Il mezzo non ti anni. Rimane fermo, tipo, cioè, il terzo, con un trattore serve varie persone, quindi, quindi quello che ha il trattore riesce a pagare le spese che il trattore gli comporta, quindi sì, è un'ottima soluzione. Sono proprio d'accordo, nel senso, quando non si hanno grossi terreni, grossi appezzamenti di terreni, e le lavorazioni si possono fare già con un buon motocoltivatore, con una buona motozappa, chiamate il terzista quando vi serve e basta. Tra l'altro, io ho visto che con il motocoltivatore si possono fare delle belle lavorazioni. Emilio, però dobbiamo parlare anche di trattori, quindi io sì, ho visto... Va bene, alcuni... ma c'è ancora tempo. C'è ancora tempo, va bene. Te l'ho sparito. Sì, la notte è ancora giovane. Dovremmo farla sabato sera, la prossima volta. Sì, così tiriamo tutta notte, che ce frega. Io domani devo andare a lavorare, ve lo ricordo. Idem. Dovremmo metterci idem. Su, come si chiama quelle cose che fanno quelli che giocano a come si dice, a videogiochi, non mi ricordo più come si chiama. Live streaming, come chiamano lì? Canali. Twitch, su Twitch. Ah, Twitch. Sì, su Twitch. No. Eppure io ho provato a fare una no, diretta Twitch. Su Twitch. L'ho fatto, sai, mentre sistemavo l'orto, ho messo il telefonino là, mi sono ripreso, però non ho avuto grandi soddisfazioni, perché sono delle piattaforme che tu devi usare spesso per avere risultati. Cioè, se tu devi fare delle dirette, devi fare un programma come 5... Mai provato questo Twitch, non ho la minima idea come funziona. Devi avere gli iscritti, come, qualcuno che ti YouTube, segue pure là, devi, cioè, devi essere lì, martellare una cosa che quando andiamo in sì, pensione lo facciamo da 10 anni, vabbè. 10 anni fortunati, 15. io non lo so, vabbè, ma che c'è, tra 20 anni io ci andrò in pensione. Vabbè. Sono ancora giovane. Non mi sembri tanto giovane anche te, Franco. Sono giovanissimo. Quanti anni hai? 47. 47. Vabbè. Giovanissimo. Abbastanza giovane. Il problema è che la pensione la vogliono dare a 80 anni, quindi il tempo c'è per questo. Sì, no, sì. È la serie, la pensione te la danno, ti compri la bara e muori. E basta. Sì, sì. No, ragazzi, non aspettiamo la pensione. La pensione è un'illusione, lasciamo stare. La verità, facciamo i nostri video adesso. Bisogna fare lavori, e purtroppo capisco che è un'utopia. Bisogna fare lavori che piacciono, perché io quando faccio lavori che amo, non vedo il tempo che passa, non sento la fatica. Anzi, certo, più lavoro certe volte, più mi sento appagato. Quando purtroppo devi fare dei lavori invece che tu non ami, diventa una tortura, e allora tu in quel momento pensi alla pensione, dici, ma quando ci vado in pensione? Certo, vabbè, bisogna un po' prendere, diciamo, la vita alla leggera, e vabbè, si fa il lavoro e basta. Che poi il lavoro noi stessi ci obblighiamo a farlo, perché si potrebbe vivere con molto molto meno e sforzarsi molto meno, e basta, e essere felici con poco. Però ora ti dico pure la mia su questo, voglio rispondere un attimo a agricoltura. Sì, anche io su TikTok, diciamo, ho fatto alcuni video e tutto sommato sto andando bene. Anzi, ti consiglio, vienimi a cercare, scrivi Trio Farmers e magari mi lasci anche tu un like. No, ma lui agricoltura partire da zero, c'è un canale grosso su sì? TikTok, sta andando forte. Io sono in contatto con, si chiama Simone, lui è Simone. Allora ti rispondo. Sì. Ti rispondo, Franco. Io fino a quando non avevo figli e non avevo famiglia la pensavo come te. Io ero uno completamente al di fuori del sistema, non mi fregava dei soldi, non mi fregava di avere una macchina, sì, non mi interessava neanche di andare a fare le vacanze.
Quando però tu ti sposi e hai figli, capisci che le tue scelte non possono ricadere sui figli e che nel bene e nel male tu ai figli gli devi permettere di fare un livello di vita standard. Io non sono per il livello di vita elevato. Non si può imporre la propria scelta ai membri della famiglia. Io lo so, cioè io ho famiglia pure. Quindi io dico si potrebbe vivere con molto meno. Io vivrei con molto meno. Io non mi ammazzerei di lavoro, però io lavoro tutti i giorni perché comunque voglio offrire alla mia famiglia, cioè non imporre ad altre persone quello che piacerebbe a me. Questo non avrebbe senso. Sono uno che poi bisogna stare attenti. Scusa se concludo. Bisogna stare attenti perché noi questa cosa di tutto quello che io non ho avuto, mio figlio deve averlo. Educhiamo i nostri figli al consumismo, alle futilità, alle banalità, cioè da un certo punto di vista imporre qualcosa di più semplice, di meno voltato al consumismo, si vede con i figli, sarebbe anche qualcosa di buono secondo me, però purtroppo è così, uno si sente, la società ci spinge a mantenere certe scelte, certi livelli di vita, di cose. Io aprirei mano di moltissime cose per avere in cambio più tempo libero. Però sì, giustamente se devo essere solo io sempre, quello felice, non funziona. Esatto, bisogna sempre mediare. Nel senso che, sai, io ho alcuni ricordi, per esempio, di quando ero piccolino, no? E mia mamma faceva la sarta, allora in prima elementare, quando tutti avevano lo zainetto Invicta e Seven, mia madre mi fece una cartella con la stoffa. Non è che c'era niente di male, attenzione, però io come bambino mi sono sentito un po' in meno degli altri, no? L'ho percepita questa differenza. Sì, e questo è il grande problema, questo è il grande problema. E allora non bisognerebbe alimentare questa cosa, non lo è assolutamente. Quando tutti hanno le scarpe firmate e tu hai le scarpe di come dici tu, non bisogna neanche esagerare, nel senso ci vuole la giusta misura e il giusto equilibrio. Perché se poi diventa che tu devi avere di tutto il meglio, che devi essere il meglio, devi avere l'iPhone per forza e non ti puoi accontentare di un Samsung, per esempio, sto facendo così degli esempi banali, io posso dire che non mi posso lamentare veramente delle mie figlie, una va in quinta elementare, una va in seconda media, le trovo abbastanza responsabili, anzi spero e prego che continuino così anche durante l'adolescenza. Si spera. Però ripeto, le mie scelte, io vivrei con niente, con niente, ti giuro, però le mie scelte non possono ricadere sulla non le puoi imporre agli altri. Sì, hai ragione, ti do ragione, perché io faccio la stessa scelta. Io alla mia famiglia cerco di dare il giusto, anche se è un giusto che è stabilito dalla società, cosa è giusto e cosa no. Comunque noi non siamo consumisti, le mie figlie non sono consumiste, sono piccoline ancora, ma sembra che siano sulla buona strada. Speriamo che continuino. Poi magari un giorno apriranno gli occhi. Anch'io mi sono sempre sentito un po' meno rispetto ai miei coetanei, perché loro avevano il motorino, io non ce l'avevo, perché loro avevano, non so, che io non ce l'avevo, i giocattoli, le cose. Oggigiorno ho sprecato la mia giovinezza ad avere invidia degli altri invece di godermi, cioè è una cosa che oggi io dico, sono felice con niente, ed è una felicità molto più bella perché tu ce l'hai continuamente, non ce l'hai solo nel momento in cui ti compri una cosa e che poi la settimana prossima la devi comprare un'altra, perché quella non ti dà più quell'euforia della felicità. Purtroppo stiamo andando sulla filosofia, torniamo sui trattori. Comporta un è un cambiamento molto molto radicale. Un cambiamento per questo io sono un alieno. Che non è facile, non è facile. Caro Franco. Non è facile.
Per questo. Quindi, come Questo è dici tu, esattamente parliamo il di trattori motivo. che è meglio. Questo è esattamente il motivo che io mi autodefinisco un alieno sulla Terra, perché completamente io sono al di fuori di tutti gli usi e costumi di voi terrestri, di tutte le passioni, non mi piace il calcio, non mi piacciono i motori, cioè non, boh, io vivrei solo guardando gli alberi crescere, cioè è una cosa difficile da Ma guarda, spiegare. non vorrei dire ora cose banali, però noi ci divertevamo con niente. Io mi ricordo, si andava dal meccanico, si andavano a prendere quattro cuscinetti, un pezzo di tavola, ci facevamo i E carrozzoni si ci in faceva, e si discesa, si faceva. giocava, altro che biciclette. Io la prima bicicletta l'ho avuta per la Io comunione, mi ricordo 12 anni, 13 anni, ora non mi ricordo più neanche. Ci si questo divertiva, pensiero l'ho fatto nessuno è rimasto pure. traumatizzato. L'ho anche fatto questo pensiero, l'ho avuto anch'io questo modo di vedere i ragazzi di oggi e noi che li critichiamo, che diciamo ai nostri tempi, eppure mi è venuto in mente che gli adulti di quando io ero piccolo dicevano la stessa cosa, perché magari noi avevamo quella cosina in più che loro non avevano, perché loro erano contadini, figli di contadini che a 10 anni già dovevano andare a A contribuire per portare portare. Quindi è tutta una ruota, una cosa che si fa. Ora certo l'acqua. c'è molto più da criticare a giorni d'oggi, diciamo. Ma è forse solo perché ci siamo un po' scambiati di posto. È che il Quando eravamo mondo noi cambia piccolini e i e vecchi ci bisogna pure criticavano, adeguarsi. beh, quindi i nostri figli da vecchi criticheranno perché diranno che ai loro tempi non esistevano i proiettori olografici, e loro avevano solo il telefonino normale, touchscreen, sapete, una cosa molto banale. Non c'era il Ti voglio dire una teletrasporto, cosa. si facevano le live Sì. su YouTube, Ti voglio dire una non ci si cosa, però, teletrasportava a cioè, casa degli amici. quando eravamo bambini noi, vabbè, io sono un po' più vecchiotto, ma quando eravamo bambini noi, con un cellulare ci guardi TV, ci fai film, ci fai tutto, ci fai. Cioè, già quello è un buon passo, nel senso, cioè, voglio dire, non è... E allora, dai Sì, Emilio, tu sei sì. È sposato, intanto te lo posso chiedere, puoi darci una risposta, non so già se hai una figli. conquista quello che si ha oggi, eh. Sì, oggi si ha una capacità Ah, io di comunicazione molto più sono lì, grande. Tagliamo Il bimbo. i discorsi filosofici, facciamo cose Ok, più possiamo concrete. I parlare. trattori. Emilio, il tuo trattore, com'è il tuo trattore? Tu c'hai la motocarriola? Che te l'ho vista, l'abbiamo vista tutti nel video. Stiamo aspettando che ci metti quel sedile là nella motocarriola, che dobbiamo vederlo. Devo fare una motocarriera con... Dimmi. Abbiamo un problema di audio. Sì, lo perdiamo. C'è ritorno, c'è. Ma tu ne hai uno o due motocarriole? Motocarriola c'ho quella grande, ma ne ho diversi di motocarriole, non ce n'ho uno. Allora Quindi ce tu n'ho. proprio hai investito. C'ho praticamente, no, vabbè, c'ho quelle due con le ruote, la Zagicar, non so se la conosci. Ce n'ho quelle lì negli anni 90 quando ero giovane mio padre ne ha preso una e con quella abbiamo fatto i lavori. Poi dopo nel 2003 ho preso la Pentamotor che praticamente Va. è quattro. Io ti conosco quella verde con la caricante e ultimamente quella rossa invece che hai fatto Quella vedere un rossa è quella video che la qua. uso di E più adesso. Quella che uso perché di la più usi di adesso, più? quella piccolina. È perché va un po' dappertutto e fare gli scavi, fare i lavori, per spostare le pietre, per fare i lavori. Io vedo Guarda, nei tuoi quella video, lì, Emilio, vabbè. che il tuo terreno è un po' in pendenza,
quindi magari un mezzo più piccolo si Sì, muove con più facilità, tipo. sì, infatti con la motocarriola piccola vado dappertutto, nel senso, invece l'altra, quella lì grossa, devo fare le strade. E deve costruire le strade, ci mette a tuo papà. Non hai pensato di creare un sollevatore, attaccare gli attrezzi del motocoltivatore, magari arare? Io ho visto alcune arare con alcune motocarriole, Se c'è la forza, so, per tirare avanti, no, dietro vorrei farci un lavoro di perché quelli che fabbricano si cavo di mezzi poi alla fine e li fanno per l'edilizia, per la pentamotta è nata per la usano nelle spiagge, poi sono tutti i trattorini piccoli li usano nelle spiagge, però dovrebbero fare dei mezzi che, nel senso, te vuoi metterci un sollevatore dietro e usarla come trattore, la usi come trattore. Avevo chiesto a uno vicino a me, un artigiano che fa lavori sugli escavatori, gli ho detto: guarda, vorrei fare un sollevatore, e volevo fare come hai fatto te Giuseppe, che tu hai fatto un sollevatore manuale, mi sembra che l'hai fatto con un verricello, l'hai fatto tu con un verricello, sì. Elettrico. E volevo creare un sollevatore manuale che li fanno i russi, lo fanno questo lavoro, però poi non lo so. Poi mi sono preso un trattorino adesso, voglio usare quello lì, non lo so, voglio provare questo trattorino, perché io ho anche un altro trattore, un collina, però quello lì va alle marce, qui dove sono in questa campagna qua, trovo pendenza, devi usare la frizione, e invece quello lì con le leve idraulico, molli le leve e si ferma la macchina. Se c'è un largo, certo. Questo trattore che quant'è di carreggiata? Che carreggiata? Sono un metro e meno, l'ultimo che ho preso è 90 centimetri. Ma poi casomai mi mandi una foto, perché forse non mi ricordo com'è. Anche il mio è 90 centimetri. Quando io stacco dalla moto agricola la testata, lo metto sì. L'aggancio alla parte posteriore, lì io ho 90 centimetri. Infatti per l'orto, secondo me, trattori più larghi di 90 centimetri non è che possono andare bene, perché alla fine ti devi fare molte lavorazioni interfilare, no? Quindi se è troppo largo deve poter passare, altrimenti diventa tutto... Sì. Lo spazio, guarda, coltivabile si diventa troppo ridotto e... Io già sono 1,50 m, nel senso che di solito tra fila di ortaggi e fila di ortaggi lascio 1,50 m. E già è uno sprint, perché in tempi di crisi... cioè, ogni pezzetto 80, di terra è... 80 anni fa, nella terra che ho io, forse avrebbero sfamato 6 famiglie. Però non c'è questa esigenza, e quindi mi organizzo più che altro per la comodità. Comunque poi io a fine stagione, tra queste due file, 1,50 m e 1,50 m, ne faccio un'altra nel mezzo e pianto gli ortaggi autunnali, invernali, quindi poi alla fine diventa 70 centimetri, si alternano le colture. Ah, ok. Tu coltivi per consumo proprio? Sì, della tua famiglia, per no? Famiglia, per non è un investimento qualcosa. Che speri di... Quindi magari... investire per sperare di recuperare l'investimento già diventa una cosa dal tuo interesse. Per questo io non intendo investire tanto, però potrebbe capitare che un giorno diventi io famoso come la persona che Emilio conosce, di cui abbiamo parlato ieri, e allora potrei dire: guarda, cimolare... va bene, ormai ho un'immagine, le persone si fidano di me, sanno che io tratto prodotti biologici, e allora potrei anche investire, no? Potrebbe diventare un secondo lavoro, però al momento non è nei miei piani. Anch'io sarei felice di fare
tipo una guida di escursioni aliene qua nei dintorni, però siamo troppo lontani, siamo troppo, Vabbè, io qualche volta magari che mi trovo ti chiamo e ti vengo a sai trovare. cosa ti Ah, dico? facciamo una Non c'è tipo passeggiata per insieme. gatti. Finché lo fa a livello amatoriale, ma l'agricoltura mi sa che siamo a bagno. No, lo so, ne sono convinto io. Infatti, non è la mia scelta, cioè la mia scelta è quella di Io stare a. se facevo di professione l'agricoltore non me la compravo là. Vabbè. Se facevo l'agricoltore non me la compravo la pentamotor perché costa troppo, costa. Ma tu, vabbè. Certo. No, io lo faccio solamente per hobby perché comunque per me è veramente relax, no? È una vacanza gratis, diciamo, che faccio nel mio orto, mi rilasso, Ed è una specialmente. bella cosa sapere cosa stai mangiando, che mangi quello che hai Poi, fatto tu. È una appunto, soddisfazione molto, molto bella. Che tu vai là, io. raccogli, porti a casa, cucini, fai. È una bella sensazione, perlomeno per me lo è. Grazie agricoltura, ora passo anche io. E ti vengo a trovare su Ottimo. TikTok. TikTok, mai stato su TikTok. TikTok. Non ce No, l'ho il cos'è? canale su TikTok. Lo stavo dicendo, sì, praticamente lo faccio soprattutto per far mangiare in maniera biologica alle mie figlie, perché dobbiamo fare tante discussioni. Io, per esempio, ho una mia stretta amica che ha una grave intolleranza alimentare, non può mangiare nulla, ma quasi nulla. Può mangiare qualcosa di biologico, infatti va in un negozio proprio adatto dove vendono solo ortaggi biologici, ma certe volte anche quelli lì le fanno male. Gli ortaggi Mentre biologici che prendono l'etichetta biologico, c'è tutta una legislazione dietro che permette all'uso di alcuni prodotti, quindi il biologico c'ha solo il nome, c'ha solo il stavo nome di arrivando proprio lì. biologico. È sempre meglio di quella che tu vai a comprare nei No, supermercati, però non ha niente a ragazzi, che sì, fare. Non ha niente a se che volete, fare perché. no, ma aspettate un Dimmi, Emilio. attimo, aspettate un Sì. attimo. Se c'è uno, se c'è un. Aspettate un attimo. Emilio? Se c'è uno che sa del bio, è questo agricoltura a partire da zero. Andrebbe Vabbè, farlo si può fare delle. una serata con lui, se vuole, a posto di fare da spettatore e entrare nella live. Perché no? Sì, Perché sì, sì. no? Più siamo, più ci confrontiamo, più facciamo. Certo. Ti stavo dicendo che invece io, per esempio, quando metto il mais ne pianto il doppio proprio perché poi glielo regalo un po', perché le Stadino, cose mie ma ha non rotto le le fanno serate mai proprio. male. Ecco, quindi c'è una piccola differenza. C'è la Poi differenza. io penso agli animali. Questo per quanto riguarda l'orto. Poi guardate che c'è anche un'altra fetta di mercato, che sono gli animali. Per esempio, come fa un pollo a essere al supermercato? Noi troviamo il pollo a 4 euro, l'uovo che si deve schiudere, il pollo che deve essere allevato e portato in età adulta, deve essere macellato, deve essere trasportato e noi lo troviamo a 4 euro già cucinato in Sì, supermercato. Allora, c'è qualcosa che non torna. Non torna perché contengono sicuramente. gli antibiotici, perché addirittura il pollo, che sembrerebbe un animale pulito, il pollo è un animale che invece mangia tutto. Io so di allevamenti di polli a livello intensivo e danno anche l'olio motore esausto da mangiare. Allora, Bello, bellissimo. io posso far mangiare alle mie figlie queste cose? Come dicevamo prima, uno non è mai un genitore perfetto perché fare il genitore, secondo me, è la cosa più difficile al mondo. Però Sì. quantomeno mi sforzo per cercare di dare il Sì. Che meglio, alle mie figlie. Pensiamo specialmente a dopo che prendi coscienza di alcune cose, è difficile ignorare, cioè se tu ti rendi conto del male che può fare, tipo la carne di pollo, questa di colture intensive, è difficile
tornare indietro, difficile fingere di non sapere. Dopo che ormai ti sei reso conto che hai aperto gli occhi, non ce la fai più a dire no, vabbè, ma tanto, l'importante è che costa poco. Cioè, non, vabbè, però è saporitissimo. Sì, vabbè, è saporitissimo di tutte le cose che ci mettono dentro, però boh, non lo so. Io ho smesso di mangiare carne già da qualche anno, ho completamente smesso. Una cosa che ho fatto là quando ero in Brasile, che là la carne, cioè la grigliata, il churrasco, come lo chiamano là, è quasi una religione. E proprio questo mi ha allontanato, perché tutto quello che attira le masse in un certo senso mi fa l'effetto contrario. Quindi ho deciso di smettere. Perché comunque ci sono queste sempre colture, questi allevamenti intensivi, mi ha fatto l'effetto contrario. E quindi è quella cosa, se tu ti rendi conto che quello fa malissimo e dici sì, io non voglio che mia figlia, sì, però ci sono cose che non puoi veramente, tu non riuscirai più a tornare sui tuoi passi e a dire vabbè, non fa niente, va, lo facciamo di nuovo, questo è... E chi se ne frega, non ce la Certo, fai. io penso solo all'uovo, per esempio. Io quando sono in Sicilia vado da mio padre, ha un piccolo pollaio, vado a prendere l'uovo, lo apro e il rosso ha un certo colore, Sì. l'albume ha una consistenza. Io prendo le uova qua al supermercato, Io le apro. sto leggendo cosa ha messo Agricoltura a partire da zero. Sì, Cioè, anche io l'ho letto. adesso sei scommetto in evidenza. E posso dire che quando io già, per esempio, stasera ho fatto un po' di verdure e poi ho messo due uova, l'odore non è lo stesso perché Su quello c'hai ragione, però i costi l'uovo di da quando la quell'uovo gallina lo quanto viene a fa, scusa, costare? Specialmente adesso col grano che è andato, che non trovi più grano, ha dei costi Emiliano, da... Sì. Eh eccessivi, beh, sì. capito? Vabbè, adesso Però tu siamo in poi. una situazione particolare, da un mese a questa parte, con la guerra, si è completamente perso il senno, perché tutti tendono ad accumulare un po' di ricchezza prima che la bolla esploda. Sembra che tutti abbiano questo interesse. Quindi sì, come fai a Però comprare l'uovo di un pollo allevato a terra dal campo? Non ce la fai, o ce allora l'hai tu la gallina o ti compri quello del supermercato. sì, ma stiamo parlando, questo è per chi ha un po' di terreno davanti, non è Sì, sicuramente uno stile di vita che poi una cittadino, gallina è questo una a prescindere. cosa che tu non puoi fare 15 giorni sì e 15 giorni no, No, ti no. impegna tutti i giorni. Certo. Quindi è qualcosa che devi poter Però fare, devi essere cosciente se puoi o immagino no che con mettere l'uovo della le galline. gallina è stato statisticamente provato che da quando la gallina fa l'uovo a quando tu ti mangi l'uovo comprato al supermercato passano 26 giorni. Cioè tu quando vai al supermercato, mediamente, quell'uovo è stato fatto 26 giorni prima. Sì, che poi te lo tieni un'altra 2 settimane in frigo ancora. Attenzione, non è che tu Quando va arrivi a casa bene e te lo poi... mangi. Che sia una gallina, come dicono, allevata a terra, perché non c'è neanche lì da crederci al supermercato quando vai in questi normali. Se vai forse in un supermercato bio, allora, ma Forse, meglio io non lo se so. conosci il contadino, però ripeto. Chi È che vive in città non può uscire o andare dal contadino. È difficile, è bisognerebbe complicato. tornare un po' un'economia che c'era 30-40 anni fa, perché anche il cittadino prima, al posto di andare al supermercato, si faceva un giro nelle campagne, c'era la relazione tra il contadino che tu avevi in periferia, vicino, Sì. diciamo, a 20 minuti di macchina, e tu hai prodotti a chilometro zero, risparmi e gasolio, perché non ci sono tutti questi trasporti di merci che devono viaggiare per centinaia di Sì, chilometri. infatti. Hai il rapporto di fiducia con il contadino che ti vende la merce. Guarda che era, noi ora ci consideriamo, più andiamo avanti e più ci consideriamo moderni, però in È passato c'erano un'illusione. stili di vita che erano più sostenibili rispetto a quelli che noi usiamo ora e facciamo ora. Sì, Io ero sicuramente si è piccolino, perso questa nozione. mi Oggi ricordo.
tutto online, in un clic ti arriva a casa, non sai neppure la strada che ha fatto quel prodotto viene dall'altra parte del mondo, è viaggiato su una nave, è stato trasportato su strada, no? È stato fabbricato da bambini, non sai neppure, però a un clic di distanza, c'è questa illusione del clic di distanza, si è perso completamente il contatto con la realtà. Per molti versi, perché noi andiamo al supermercato e troviamo tutto a prezzi vantaggiosi. I supermercati si fanno la guerra. Ci dovrebbe venire il dubbio. Dobbiamo fare qua due discorsi. Il primo è che purtroppo il mondo cambia e noi non lo possiamo fermare. Questa evoluzione noi non la possiamo fermare, Sicuramente. possiamo solo adeguarci, altrimenti diventiamo dei Tirannosauro Rex, no? Proprio fuori dal mondo. E forse un po' noi parliamo così anche perché siamo un po' al di fuori dal mondo, nel senso che non siamo persone che seguono le scie. Ecco. Però ci sono dei concetti chiave, cioè cercare di dare dove possibile economia alle persone vicine e alle persone soprattutto di fiducia. Lì si instaura quella che viene chiamata economia circolare, no? Contadino che guadagna da te perché tu vai a comprare le uova lì, poi magari reinveste i soldi andando a comprare il mangime nel mangimificio che c'è lì vicino. Certo, Si crea un'economia circolare. si Certo, è crea. pur vero che nel terzo millennio non si potrà rinunciare più a acquistare su internet. Anche io sono uno che certe volte la notte a mezzanotte mi serve un attrezzo, mi metto su Amazon, mi metto su eBay e dico vabbè, lo compro. Clic, dopo 2 giorni mi arriva e abbiamo fatto tutto. Però sulle cose di qualità, cioè dove tu hai bisogno del rapporto di fiducia con la persona. E l'alimentazione è una cosa importante, è che noi non abbiamo la cultura. Io, quando entro in un supermercato che già conosco queste cose, l'unica cosa che guardo è il prezzo, cioè vado a Il prendere prezzo. sempre la cosa più economica, neanche leggo l'etichetta e sono uno che ha una certa cultura su queste cose. Immaginati Sì. chi invece non sa niente. L'unica cosa che guardiamo è il prezzo e Chi non ha basta. il tempo di preoccuparsi con queste cose, chi non è mai stato educato a questa visione comunque della vita, vai là al supermercato, ti riempi il carrello e pronto. Non ti interessa neppure sapere come le hanno fatte quelle patatine fritte, ma che me ne frega, me le mangio, sono buone. E E niente. purtroppo, e ci siamo anche noi che ci rendiamo conto che non è una cosa perfetta, ma ne siamo, ci dobbiamo adattare, quindi l'accettiamo anche noi, va, come dici tu, anche avendone la nozione, a volte non puoi farne a meno, perché se significherebbe una cosa, bisognerebbe tornare a essere, boh, eremiti e Volevo vivere isolati. rispondere a Agricoltura. Scrive: solo che la grande distribuzione tende a distruggere tutto quello che intralcia il suo cammino, ed è in questo cosa le piccole e medie, in questo caso le piccole e medie imprese. A Sì, questo perché tutto proposito, deve essere Agricoltura, fagocitato. ti voglio raccontare un aneddoto che mi è capitato a me, no, a me in prima persona, comunque a persone a me vicine. Allora, un amico trova una fonte d'acqua, fa analizzare quest'acqua e l'acqua era buonissima. I pozzi, che erano più pozzi, avevano una grande quantità di acqua e apre un grandissimo stabilimento, prende alcuni finanziamenti, lancia questa marca di acqua, non posso dire purtroppo perché non è giusto che acqua è, e va benissimo in Sicilia, e a Ma che è Palermo. un'acqua che è dalle mie parti, per caso? No, non più Questa dalle tue storia parti. mi suona moltissimo Allora, familiare. vendevano quest'acqua intorno ai 19-18 centesimi, non mi ricordo. E stava andando veramente bene. È arrivata una ditta di queste internazionali, chiamiamole così. Lo sai cosa ha fatto? Solo dove vendevano loro hanno abbassato il prezzo della loro acqua a metà prezzo.
per fare concorrenza a questa media ditta che stava decollando. Hanno distrutto il mercato. Poi sono andati là con gli avvocati e hanno detto: me la vuoi vendere questa ditta? E quelli soldi. Si sono comprati la ditta con pochissimi soldi. Quindi, e poi l'acqua, caro, l'acqua l'ha venduta a prezzo alto loro. Sì, sì, e loro poi l'hanno rivenduta con la loro etichetta. L'hanno rivenduta con la loro etichetta. E questo è libero mercato, questo qua. Capito? Il piccolo, caro, agricoltura, a partire da zero, il piccolo se lo mangiano sempre. E se tu da piccolo, te lo dico da figlio di piccolo imprenditore, se tu da piccolo riesci ad andare avanti, lo sai perché vai avanti? Solamente perché al posto di lavorare 6 ore ne lavori 10 e perché magari prendi soldi per andare in vacanza e li investi all'interno della tua azienda. Tu piccolo riesci a galleggiare solamente se fai così, perché altrimenti ti travolgono. E un'altra cosa, la cosa più bella è che da noi ci mettono delle leggi per metterti, ti fanno lo sgambetto e poi prendono la rumenta dall'estero che ci danno tutte le porcherie possibili e noi mangiamo la rumenta e il produttore italiano ce l'ha in quel posto. Io in questo faccio sempre l'esempio del grano, no? Come tutti possono sapere, intuire, la Sicilia era il granaio d'Italia, nel senso che aveva proprio una cultura profonda storicamente della all'epoca dell'impero romano era la Sicilia a fornire il grano a Roma, non esiste luogo, cioè il grano vero e proprio, la zona giusta è il Mediterraneo. Può venire grano buono dall'Egitto, forse può venire dal Marocco, ma non può mai venire al mondo dal Canada il grano, perché il grano che viene dal Canada non viene coltivato in un clima adeguato che è adatto al grano. Lo sapete come fa il Canada a coltivare grano? Il grano in Canada non si secca mai, è sempre verde. L'unico modo per fare seccare il grano è quello di buttare sono degli agenti proprio che sono tipo quelli che noi buttiamo per far seccare l'erba, no? Il diserbante. Ah, ok, il diserbante. E non solo, in Sicilia dobbiamo essere disoccupati e il grano non si deve produrre, chi lo produce lo deve vendere a 12 centesimi, che tu non riprendi neanche il gasolio che hai messo nel trattore, e lo dobbiamo importare, ed è grano di qualità, e lo dobbiamo importare invece dal Canada, dove nevica. Io ho visto 3 biature su YouTube, se siete curiosi andatevi a guardare i video, e trebbiano mentre nevica. Ti rendi conto. E lo dobbiamo comprare da là, per accordi internazionali. Sì. Questo si combatte con preferire il mercato locale a quello globale. Ma guardate che se noi facessimo una live e prendiamo agricoltori di tutte le regioni d'Italia, sono tutti che si lamentano, ragazzi. Io vado in Piemonte, c'è gente che dice: io mica vivo di agricoltura, se vivo di agricoltura muoio. Lo fanno tutti per hobby, come lo stiamo facendo noi. Qualcuno che fa agricoltura o deve avere grandi estensioni di terreno e deve avere un buon consulente che gli permette di prendere contributi, altrimenti può chiudere. Ma guarda, io mi faccio un conto. Io ora è veramente tanto tempo che non allevo più polli, almeno una 15ina d'anni. Ma secondo me, per portare un pollo dalla nascita, cioè da quando si schiude l'uovo, alla macellazione, che non avviene biologicamente, non avviene in 2 mesi questo processo, ci vogliono 6 mesi per portare un pollo. Fai a venderlo e meno di 50 euro se ci vuoi guadagnare? Certo. Vai da qualcuno e dici: aspetta, ma il fatto è quello che tu metti 50 pulcini, te ne esce 10, perché gli altri muoiono tutti per strada, perché ti danno belin e muoiono. Invece negli allevamenti sopravvivono tutti,
non ne muore uno, non ne muore. Perché sono geneticamente modificati per ingrassare. Lo sapete cosa mi ha detto un veterinario? Per vedere una gallina se è sana in un allevamento cosa fanno? La uccidono, eh? Ah. La prendono, la gallina la uccidono, e quando sei sana o no? Hai capito? Lì siamo, eh? Ah. Mio nonno diceva buono, eh? È vero. Molto interessante. Guarda. Io quando guardo in TV, sai che c'è come si chiama, o Reporter, o c'è l'altro, Presa Diretta, questi che parlano di agricoltura, parlano di qualcosa del genere, ti vengono i capelli dritti, ti vengono a sentire. Sì, sì. Anche delle olive in Spagna, no? Dicono che stanno distruggendo tutta una regione della Spagna per piantare olivi da raccogliere con i trattori, con i macchinari meccanizzati, e stanno distruggendo un'intera area, un'intera regione della Spagna. Sì, sì. Per fare degli olivetti. Ma guarda, per fare olivetti meccanizzati e dare, vendere l'olio a poco, non so come fanno, perché te la cuocono verdi anche, non è che lì. Se te raccogli l'oliva verde, io ho fatto vedere un video, non so se l'avete visto, ho fatto un video che c'è ancora adesso, le olive, adesso non più, però ce l'avevo fino adesso, però quelle olive lì che sono venute adesso, sono quelle olive verdi che a novembre sono verdi, e piano piano c'è una maturazione lunga l'oliva. Se tu, cioè, da le nostre parti è normale che poi va a raccogliere le olive, e la gente prima che cadono per terra vanno con le reti, raccolgono tutto. Noi diciamo ruso e busu, praticamente quello maturo e quello acerbo vanno e raccolgono, però poi l'olio per fare un olio buono deve avere una buona percentuale di olive mature e anche un po' acerbe, però più devono essere più mature che acerbe, capisci? E così è quella, non è che la possiamo cantare. Come ti dicevo, non ne ho olive, però mio papà ha 300 albi di ulivo, e quando lui ha piantato questi alberi io avevo 11 anni, 12 anni, quindi ero lì con lui, lo aiutavo, no? Nel bene e nel male, l'aiuto che può dare. È un impianto che era piccolo, era da poco, cioè nel senso piantato le piantine, diciamo. Sì, le piantine abbiamo messe insieme. Io avevo 12 anni quando abbiamo piantato questo oliveto, sì, e sì, io ho dato una mano da bambino, naturalmente, facendo quello che potevo fare. E ti posso dire che ora sono abbastanza grandi, e quando lui le raccoglie vado anche io a aiutarli, no? È una raccolta che facciamo in famiglia. Sì, sì, sì. E quando io faccio i conti, no, abbiamo due macchinette di queste elettriche a sbattitore. Noi siamo mediamente 5 persone che andiamo a raccogliere le olive. A fine giornata, quando io faccio i conti, ci esce 50 euro l'uno di paga, se uno dovesse fare il raffronto con... Sì, ma nel senso... Che significa, non dobbiamo considerare il terreno, non dobbiamo considerare il terreno, non dobbiamo considerare le olive che abbiamo piantato, il trattore che ci vuole, che mio padre ha comprato. Cioè, stiamo parlando senza nessuna spesa, senza niente. Che già la potatura, se devi potare gli alberi, già ti mangi tutto il guadagno. Da noi, se fai un lavoro del genere, pigli la gente a fare scendere le olive, se non ci paghi con l'olio, non gli paghi manco la giornata, cioè ci rimetti a pagare la gente a farlo fare. Guarda, e poi compriamo l'olio da fuori, lo compriamo da fuori. E noi è olio di dalla Tunisia viene l'olio. Un po' di colorante fanno l'olio. Guarda, Franco, io ti dico una cosa. Lo vedi tu quando senti dire l'olio dalla Tunisia, l'olio dal Marocco? Tutto sommato sono dei territori. Sono ancora zone dove il clima è il nostro. Quindi se tu vai in Tunisia e vai dall'agricoltore tunisino, quello ti vende l'olio buono. Ma sì, chi importa? Che cos'è che fa? Prende l'olio buono, lo mischia, dice Emilio, con l'olio di semi, e poi te lo vende a te italiano. E te lo rivende, certo.
perché ci deve guadagnare per 3 volte, per 4 volte. Sì. Quindi non è che possiamo dire che l'olio tunisino in origine non è buono, è discreto, perché ha la stessa... È l'industrializzazione dell'olio che lo rende... Ah, come la Grecia, gli ulivi, all'epoca storicamente era famosa, perché nella fascia mediterranea questi sono, diciamo, piante che vanno bene, come il vino. Ma quando però questa produzione avviene in paesi che hanno fasce climatiche che sono completamente diverse da quelle nostre, cioè lì c'è da tremare, ma c'è da tremare. E intanto la globalizzazione ci dà questo e noi ce lo pigliamo. Ce lo prendiamo. E poi alla fine non vedi che noi alla fine i nostri prodotti fanno il parmesan, ti fanno il formaggio, il parmigiano, fanno il parmesan. Un'altra cosa, fanno tutte le imitazioni. Sì. E alla fine i nostri belli che ci devono rappresentare non vado avanti, non vado, diciamo. No, che no. Okay, poi entriamo nella politica e poi io mi infervoro. Non mi fate infervorare. Al momento delle elezioni loro gliene frega niente di noi, non gliene frega proprio niente. È difficile. Non gliene frega niente di noi. Noi siamo dei poveracci sudditi che stiamo lì a basta. Contiamo solo il momento del voto e basta. Solo quello. Noi siamo degli ignoranti, caro mio, del popolo minuto, e di noi non interessa niente a nessuno. Niente della greba siamo. Noi siamo i servi della greba e basta. Anzi, quando devono offendere qualcuno, dicono: ma che sei tu, un agricoltore? Ce lo dicono tipo offesa, no? Sì, Che sei tu? Ma tu che capisci? Ne puoi capire di terra. Addirittura la celebre frase: braccia rubate all'agricoltura, no? Quando devono offendere qualcuno che magari capisce qualcosa, braccia. Vogliamo capire che... c'è una frase del genere, che cosa significa braccia rubate all'agricoltura? Ma questo è grave, altro che political correct come noi sentiamo in televisione. Andrei a dare io il political correct a sta gente. A me quando sul canale mi mettono agri, io mi sono fiero, a me mi piace, perché io mi sento nel cuore, nell'anima, mi sento agricolo, mi sento. Io quando vado nelle terre e vado a fare qualcosa, mi sento, non so, è come ti sfogarsi, non so, mi sento nel mio, mi sento. Ma perché quando ci sei nella terra, purtroppo è il tuo ambiente naturale, diciamo. Ti capisco. E ci abbiamo ragione noi, poi loro, vabbè, ognuno vive delle proprie illusioni. Alla fine mi chiudo nel canale perché stiamo andando a toccare troppi calli. No. Torniamo ai trattori. Cioè, sono le 11, io non so quanti spettatori abbiamo alle 11. Quattro, ne abbiamo quattro. Stanno aspettando che salutiamo. Perché... Non è che c'è qualche spia tra questi quattro? Qualche spia. Mamma mia. Se lo vuole fare, ma tipo un sabato magari, che è più non so, più non lo so, vedete voi, Io tra bisogna vedere il pubblico, settimane dobbiamo di aprile fare, starò in Sicilia a lavorare fino alle 9 di sera perché devo recuperare, devo bello fare con il tempo che regge. dobbiamo fare un sondaggio, Emilio, fai un sondaggio. Quando volete la prossima live? Che giorno della settimana? Hai ragione. Ma il massimo che abbiamo raggiunto quant'è? Però adesso vedi, si vede meglio perché ho capato linea. Prima ero su Veri Mobile, adesso sono su Poste Mobili. Faccio un po' di pubblicità. Sì, vai. Il massimo di persone che abbiamo raggiunto quanto è stato, Emiliano? Emilio, scusa. Non so se siamo arrivati a 8 o 10. Però vabbè, se lo facciamo sui vostri canali non so, ci siamo in no, è che io devo trovare il modo di pubblicarlo anche all'interno del mio canale, così magari possono venire anche amici miei. Lo puoi scaricare, lo scarichi quando, e poi prendi la live, la scarichi e la pubblichi sul tuo canale.
Se vuoi tagliare i pezzi, l'unica cosa è che non rimangono i messaggi, rimane solo il video. Ora devo studiarci un po'. No, ma lì basta che vai, lo puoi fare il download del coso, lo sai? Ma devi essere Premiere per farlo. Sì, a me ancora non me lo fa fare. No, no, devi usare... Vabbè. Io uso 4K video downloader. Sì, sì, c'è quello pirata, diciamo, che si usa. Non so se è pirata. La soluzione c'è. No, però dobbiamo trovare... Perché YouTube non te lo fa scaricare il video, diciamo. No, no. Ah, no. Almeno che non paghi, c'è un abbonamento superiore, non so che cosa è, e poi te lo fa scaricare. Ho capito. Sì. vabbè. Però ci vuole una live. Ci sono dei siti che lo permettono, ma quasi due ore di video, non so la dimensione del file. Lo tagli, per caricarlo di nuovo. Lo tagli poi, lo tagli. Vabbè, Emilio, io sono felice che tu mi chiami per essere ospite sul tuo canale. E io la mia contribuzione cerco di darla nella mia ignoranza. Una bella chiacchierata ci siamo fatti. Poi se qualcuno dei tuoi iscritti decide di dare una passatina anche sul mio canale, io sono felice, Ti spiego, hai ragione, il discorso è questo. Quello che faccio io, infatti, invito voi che ci avete dei canali piccoli, però... Per aumentare gli iscritti nei vostri canali dovete fare come faccio io, dovete andare a rompere le balle a questi qua, agli altri iscritti che sono sul mio canale. No, è vero. Passi, vai, ti fai un po' di visualizzazioni, gli fai un commento e vai. E questi qua stranieri sono tutti che sono venuti, quelli che sono venuti questa sera, gli stranieri, sono tutti canali che passano, perché io vado da loro e commento, capito? Cioè, sì, lo faccio anch'io comunque, sempre dentro la cerchia dei miei interessi. No, comunque, non è che vado a fare, vado a fare commenti in canale che non mi interessano, che poi comunque non avrò mai voglia di andare una seconda volta. Io cerco sempre canali che hanno qualche affinità con me. Crescere. Io adesso comincio a avere degli iscritti liberi, però continuo, ma perché mi piace andare, mi piace socializzare con la gente, mi piace. Se bello, e poi comunque conoscere culture diverse, modi di... Sì, veramente è bello. Ho la media, per esempio, negli ultimi 47 giorni, negli ultimi 28 giorni. E io adesso il mio canale, poi YouTube te lo dice, chi sono i tuoi concorrenti. Adesso c'è Alexander Russo, che è un mio concorrente. Ti dice che, perché lui è un livello più alto del mio come iscritti, e mi dice che lui è un mio, come si dice, è un concorrente. E voi siete, cioè voi, vabbè, almeno sulla terra non so, però tipo Tiro Farm, e tu se invece più di me sei mio concorrente, per fare lo stesso materia, agricoltura prima, a partire da zero lo stesso, siamo concorrenti. Però io, tipo l'anno scorso, c'era un canale che si chiamava Orto Urbano. A un certo punto era piccolo, non so come ho fatto a beccarmelo, perché poi alla fine magari YouTube te lo fa vedere, e io sono entrato nel canale, vado a vedere il canale cosa pubblica, e me lo sono fatto amico e ci scambiavamo le visualizzazioni, andavamo come faccio con te, con te e Franco, no? E a un certo punto agosto il canale, gli ho detto, ma perché l'hai chiuso? Perché avevo fatto anche amicizia su Facebook. Mi fa, adesso l'ho chiuso perché... Qualcheduno c'è entrato nel canale, ha avuto dei problemi, non so com'è andata la storia, perché c'è il problema che ti possono anche entrare nel canale. Questo è un problema che... No. E praticamente c'è uno, non mi ricordo come si chiama, uno che c'ha tanti iscritti, che lo spiega e dice come fare, che praticamente devi collegare il tuo canale a un cellulare, non a un... Mi scappo, secondo me, non so, scappoli, no, non so, scappola. Adesso c'è il rischio che ci rubino il canale pure. Sì, che entrano nel canale, figurati, non so, lo conoscete, Eraldo Parodi, non lo avete conosciuto? Eraldo. E lui hanno bruciato un canale, c'era un canale che si chiamava Eraldo Parodi, gli hanno messo dentro un forno, gli hanno pubblicato e gli hanno chiuso il canale. Ma c'è gente che perde tempo a fare, io non lo so. Ragazzini sono, che magari c'hanno voglia di braccia rubate all'agricoltura.
io sono entrato in una live che c'era uno che ha fatto una live e gli uscivano delle voci e faceva la live e gli uscivano delle voci camuffate e gli dicevano parolacce di tutto di più. Cioè, ma c'era un audio diverso dal video. Queste cose sono, ci si dovrebbe stare attenti e capire come funzionano i meccanismi per evitare comunque di perdere il canale per una cosa di questo. Sì, noi lo facciamo. Io non ho idea. Io non ho idea di come ci si possa rendere da un attacco di questo tipo. Ve lo metto il link di questo qua che ne parla. L'ho messo anche sul mio, okay. Sulla mia community del canale, l'ho messo. Sei andato a sfogliare tutte le community, non so se si riesce. ne ho messo una marea di video. E questo qua spiega. Poi magari me lo passi su Telegram il link. Magari dice, è interessante sapere come di non collegare il numero del saluta agricoltura portiere da zero, anche noi adesso chiudiamo, ciao, noi Simone. Chiudiamo che... Dice di collegare un vecchio, non uno smartphone, devi collegare il tuo il numero, perché poi adesso voi non lo so, però quando comincia a essere monetizzato viene collegato il canale su un numero di telefono, no? Credo che anche voi ce l'avete, però devi dicono di metterlo su un telefono di quelli normali, senza avere internet, i vecchi telefoni, per evitare un attacco cibernetico sul smartphone. Telefono, copia il numero, entra dentro e fanno, ti clonano e ti entrano dentro, certo. Tutto ciò che è internet è tutto che si può entrare dentro, capisci? È vulnerabile. Sì. Io per adesso non ce l'ho sto problema, mi mancano ancora te quanti iscritti? Franco, quanti iscritti hai tu? Oggi ce n'erano 147. A 11 mesi di distanza dall'apertura del canale, e ti dirò, sono felice, trovo un bel numero, oltre le mie aspettative, non pensavo ci fossero state tanta risposta. C'è un canale come il tuo, Franco, si chiama il bisbetico selvatico, non so che, adesso è venuto a commentare, te lo devo mandare, che ci sono a commentare i suoi video, poi adesso è venuto a commentare anche il mio, vuol dire che si guarda anche i miei video, se viene a commentare. Va bene. Questo sì. Va bene. E questo è bello. Salutiamo. Cominciamo ai saluti. Mancano 3 minuti e mezzo per fare 2 ore di video. Quindi cominciamo con i saluti. I saluti. Salutiamo tutti. Vai. Chi comincia? Forza. Abbiamo questi pochi minuti per fare una piccola pubblicità dei nostri canali. Vai Giuseppe, comincia tu, vai. Se comincio io? Vabbè dai, io parlo. Oggi io mi sono iscritto al tuo canale. Canale ieri, Giuseppe. Ho cominciato a vedere i tuoi video, ancora sono molto indietro, però è interessante. Perché fai cose che io non sono capace di fare, quindi questa è la cosa bella. Alcune cose, cioè io non posso andare a guardare solo video di persone che fanno le cose che io faccio. Non ha senso, perché il video, seguire un canale di qualcuno che fa una cosa che noi non sappiamo fare, anche se io non mi verrà forse la voglia di inventare marchingegni che mi aprono la porta delle pecore con il telefonino, però è bello vedere altre persone, l'ingegnosità di altre persone, è come vivere un'esperienza. Una vita parallela, tipo io seguo l'evoluzione del tuo canale, io seguo i tuoi video, e mi diverto con questo, cose che io magari non avrò mai il tempo e la voglia di fare. È piacevole vedere, conoscere una persona che fa queste cose. Poi questo è il mio punto di vista, comunque. Però. Sì, grazie intanto. Anche io poi mi sono iscritto oggi pomeriggio al tuo canale. Ho visto diversi tuoi video, non c'ero mai stato prima. Ho visto queste belle passeggiate quando ti allontani dal lavoro e vai a fare il pranzo
in campagna lì vicino. Devo dire la verità, anche io apprezzo i tuoi video. Grazie, certo, grazie. Speriamo di continuare a fare queste. Poi, naturalmente, quelli di Emilio. oggi ho visto queste moto carriole. Io sono carriole, sono molto appassionato di mezzi agricoli, quindi condividiamo la stessa passione. Lui a quanto pare ha più. Io già pensavo di essere esagerato perché ho due moto agricole, un moto zappa, due chioma, quindi già pensavo di essere. Invece lui a quanto capisco ha ancora più attrezzi. Ne ha ancora di più. Ne ha ancora di più. Sì. Ah, moto carriole, due motocoltivatori, quindi allora che dire, l'unica cosa che sicuramente siamo tutti degli appassionati ed è bello quando riesci a trovare persone con cui riesci a condividere queste passioni, anche se a volte magari sono diverse perché uno parla di un argomento, uno parla di un altro argomento, però alla fine è la passione che ci unisce. E do un saluto anche a tutti quelli che hanno commentato, che hanno scritto e che sono stati veramente molto gentili ad ascoltarci. Io sono molto contento che della serie che avete accettato di fare una live, nel senso, non credevo, perché tanti glielo chiedo se vogliono fare una live, per poi, perché il discorso è questo: la live è bella perché se sei lì sotto che fa che messaggi sei uno spettatore, invece nella live sei parte integrante del sì, vabbè. Non tutti la vogliono partecipare. Mi piace fare queste cose perché è come se fossimo, cioè ognuno è a casa propria, però siamo come se fossimo un salotto e condividiamo anche poi, cioè te Trio Farm sei la mia fotocopia, nel senso che io faccio gli attrezzi come li fai te per l'agricoltura, cioè te sei laggiù in Sicilia e sono in Liguria, ma sono uguali, le stesse cose sono. Io infatti mi piace vedere i video come i tuoi, nel senso, se no me ne vado a finire dall'amico nostro. Russia, di lasciare perdere il signore che ci comanda la Russia, però c'è della gente in gamba in Russia, nella sede, perché come il discorso non è Russia o cosa, è che nei posti dove c'è pochi soldi la gente se li deve fare gli attrezzi. Sì. E purtroppo come dici te, comprarmi un trattore da 10.000 euro non è che c'hai i soldi da mettere, magari ti cambi la macchina ma un trattore, capito, costa. E allora, specialmente se tu non vivi di quello, se è il tuo hobby. Sì, io la motocariola, quella lì piccolina, l'ho fatto anche la grossa. La motocariola grossa c'ho anche un rimorchio che ci attacco subito. Quando ho comprato la prima motocariola ho detto, mi fornivano anche il gancio di traino, gli ho detto io voglio il gancio di traino, ci ho preso il faro, ci ho preso quasi full option, praticamente mi è costata una fucilata, perché sapevo che io di notte viaggiavo, perché poi lavorando poi d'inverno viene buio presto e deve avere la luce, sì, per viaggiare fa presto e deve avere la luce. Il gancio di traino, ho detto, una motocariola cosa ti porta? Porta il suo peso e basta, ma se tu ci metti un gancio di traino, ci metti un rimorchietto anche leggero, pesante, qualcosa di traino, e fai il doppio del viaggio, fai. Certo. Io abbiamo le campagne che sono lunghe da una parte all'altra a spostarsi, infatti vuole prendere magari un trattorino gommato. Sì, perché poi magari a volte domanda. Devi portare qualcosa di voluminoso e non necessariamente pesante. Capito? Come mai hai optato per due motocarriole e non magari per una moto agricola come la mia e una motocarriola? Perché non c'ho la strada, non ho ancora la strada io per andare. Ma queste 4x4 comunque salgono ovunque. Io, se tu guardi i miei video, l'importante è che c'è la larghezza, diciamo. Ma non sono spazio poi sotto, devo fare dei lavori ancora, devo fare dei lavori. Sono ancora in fase di. È che noi è più di 20 anni che dobbiamo fare dei lavori. E poi sei rimasto lì, adesso forse non lo so, piano piano guardo di farli, perché poi anche lì ci vuole soldi, ci vuole tu come delle cose, non è che li puoi fare così. Signore e signori, io sono un alieno sulla terra con il mio microfono di patata, vi annuncio che comincia adesso il secondo tempo della live
dove stavamo salutando, e invece abbiamo ripreso a chiacchierare perché dai. comunque la passione che ci unisce con i trattorini e i trattori a motocarriole ci può portare a chiacchierare ore, ore, ore. Dai, facciamo un'altra live la prossima volta. No, basta, adesso basta, chiudiamo. È che io sono un po' stanco, devo andare a dormire. Anna Non mi va di Toscana, uscire solo io, capito? Non mi va di uscire soltanto io, per favore, sei rimasta solo scusate. Anna Toscana. Te ci sei, te Franco ce l'hai Anna Toscana, no? Sì, seguo anche i suoi video. L'altra ragazza russa che si chiama, quella russa, l'ho E scritto. ce l'ho una russa là che si è iscritta al mio canale, che ogni Ah. volta devo... non mi ricordo il nome, non mi ricordo. Si chiama, c'è un nome, è scritto tutto in russo e non ci capisci niente. Sì, Tanto andrò è il a nome russo. cercarlo. Marilena, Non lo so, no? però Non mi ricordo come si chiama. non L'avevo me anche lo scritto. ricorderò adesso anch'io. All'improvviso non me lo ricordo. Non ho capito se è in Russia o se è in Italia e sta l'Italia. Non ho capito perché gira sul Però i canale. commenti li fa Si chiama Elena, Elena si chiama. Elena, ok, sì. È questa qua. Non lo so, sì, credo Elena, che vabbè, è scritto in russo. Vabbè, non so lei dove faccia i suoi video, se in Russia o se qua dalle nostre parti, C'è anche non lo Cecilia so. Mele. Sì, forse li fa in adesso quando sarà si collega la prossima volta glielo chiedo. C'è anche Cecilia Mele che ha bisogno di iscritti. So che Zorto. Non so se sono iscritto, non lo so, perché poi io ho una Non lo so. memoria che non mi ricordo tanto. Vabbè, uno non può tenersele tutte a mente. No. Comunque, se tu metti il video sul tuo canale, poi magari chi Ma ha no, rimani. voglia lascia un commento, che io ho un grande piacere di andare a visitare il canale degli altri, dei tuoi iscritti, non lo so, mi piace scoprire nuove sfaccettature dell'esistenza terrestre, di voi terrestri, quindi seguo un po' con interesse vari argomenti Allora, degli altri canali. la prossima volta facciamo invece una live dedicata agli alieni, agli avvistamenti sulla Terra. Ok, che io anche lì sono Avvistamento, abbastanza ok. ferrato. Ah, è un argomento che ti piace, questo è bello, bravo. Sarebbe bello, sai che non sono capace io, non so se la linea riesco. Sarebbe bello magari andare a visionare i canali degli altri e poi Io commentare i video. posso condividere, Magari se lo possiamo vuoi andare a fare prendere te video su YouTube e condividerli. anche. Guarda, Sì, ti puoi faccio condividere lo vedere. schermo, puoi condividerlo, so, però non so io se ho abbastanza linea da farlo. Aspetta che Adesso con questa linea qua facciamo va una bene. prova, veloce veloce, aspetta un minuto. Vuoi Vediamo. farlo già adesso? Un minuto solo. Fammi Aspetta, vedere il video mettiamo della pala. il computer là, Ma ci hai messo Gianaspagna. i capitoli? No, chi ce l'ha il tempo? Ma non ci vuole tanto a mettere i capitoli, eh? Perché te fai Allora. andare il video, devi andare su due finestre, no? Su una finestra Vedete? ecco. Sì, vero? Sì, Allora, vediamo. vediamo il mio canale. Vediamo questo. Dai. Vediamo se c'è la linea. Mette un po' a caricare. Sai che no, la linea ci vuole un po' di tempo. Sì che sei lì, dai. Ma lì sei sullo YouTube Studio, sai? Sì, Devi stavo andare sul canale normale. toccando. Vai sul canale normale e poi vai sui video, vai. Ecco qua, video, palla, 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 Hai messo le carote? palla, palla. Sì. No, è che dopo le 11 io comincio a trasformarmi piano piano in alieno, per questo
Sei come i vampiri. Devo assumere le... E dov'è? Che non lo trovo. Andiamo giù. Ciao Beppe. Buonanotte. Sei ancora in linea, Eri? Sono i più fedelissimi che rimangono. E questo l'hai collegato alla... Fanno andare questo la... punto. L'hai collegato al... all'attacco tre punti. Al terzo punto? Sì. Ah, questa palla te la sei costruita da solo. Sì. Io invece ne ho preso una troppa che volevo farne di due, farne una, però non lo so quanto. La lamiera quanto è spessa? Ma mi pare 9 decimi. Mi pare 9 decimi. Ora guarda il sistema mentre io la sgancio, no? Questo sistema di sgancio è lo sportello di una panda, la chiusura dello sportello di una panda. Ma va? Vedi solo. Allora, te sei un genio, sai. Ma c'è un contrappeso anteriore, c'hai? Sì, perché altrimenti impennava. Vedi, sì. Questa leva che uso, è come se apro lo sportello della panda. Guarda, ora prende, tiro la leva e lei si scarica da solo, guarda. Lo vedi come si sgancia tutto e ribalta? Sì, sì, e sì. Questo qui che vedi è praticamente la chiusura di uno sportello della panda. Ma, ora si abbassa lì... e si riaggancia in automatico, guarda. Sì. Hai visto? Si è riagganciato. Dovresti fare un video solo sul meccanismo. Ma guarda che vanno, prima brevettarlo però. No, ti spiego, i video russi, ci sono i russi, e invece i contrappesi cosa sono? Questi cosi? Due palle di cosa sono? Due... Ma li ho trovati in un capanno, nel capanno che si è comprato mio cognato, ho trovato queste due zavorre, erano due zavorre forse di un vecchio coltivatore di 60-70 anni fa, non lo so, proprio vecchio. E allora io le ho saldate insieme, le ho verniciate e poi le ho messe lì come contrappeso. Sì. E insomma. Ma non il video, non hai fatto il video che spieghi come hai fatto, o cioè? No. Ma te... Cose... Però ci andrebbe, va, un video... spiegando bene, magari fai qualche short che vedere il lavoro finito e poi in un video più lungo lo spieghi bene il meccanismo. Ma che vuoi, il tempo, perché è interessante. Il mio... lo so. Il tempo è il peggior nemico, certo. Non riesco a fare niente, perché guarda, certi video li monto la notte, alle 2 di notte mi metto lì per arrivare. Io Premiere. Ah, dove Premiere? Io sì, mi sto provando sto come si chiama DaVinci Resolve. Non lo conosco, ma è su Android o su Windows? Su Android? No, DaVinci Resolve lo metti su Windows. Sì, su Windows. Però è free, è tipo Premiere, è un programma di alto come si dice? Professionista. Professionale. È professionale, solo che è free. Andrò a dare un'occhiata. Io ho usato sempre questo, sinceramente mi sono trovato bene, che ora montando video magari con più tracce, effettivamente è un programma molto pesante e certe volte mi dà problemi, ci vogliono computer potenti. Ma il computer quanto c'hai di RAM? Non tanto, 8 giga di RAM. Ah.
Lo dovrei comprare, ma mi sa che la prossima spesa passerò con la massa e comprerò un Apple. C'è poco da fare perché poi alla fine forse funzionano veramente meglio. C'è Giuseppe Amico che lui ce l'ha l'Apple, però non so dirti, guarda, io preferisco Windows perché poi lì ti compri una Ferrari che c'ha il motore della 500, l'Apple. Sì, però è ottimizzato bene, questo è il problema. Però non è che te paghi un botto con gli stessi componenti ti fai Windows a metà prezzo, Sì. è Ma il che mio Windows problema è che io ho bisogno del portatile, perché faccio Veneto-Sicilia ogni settimana, quindi il fisso al momento per me è problematico. complicato. Quando poi sarò, se Dio vuole, perché non lo so, se sarò definitivamente in Sicilia, allora comprerò un fisso. Ma speriamo, la vita cosa c'è. Ah, così. Va Vabbè, bene, ti magari la salutiamo. prossima live possiamo fare proprio che ognuno di noi proietta qualche video, lo commenta. Che ne so, ci dobbiamo inventare qualcosa per animarla un po'. Comunque penso sia andata bene, Sì, dobbiamo okay. portare altri agricoltori, dobbiamo invitare Simone, dobbiamo invitare qualcun altro, perché è bello Sì, comunque. c'era anche Perché tramite chat non si Ragazzo. riesce ad accompagnare bene il discorso. Sentiamo che tu perdi a digitare Comunque si può fare qualcosa, la noi live già stiamo andando con avanti. 6 E persone, si può fare, eh? Facciamo la live con si 6 può fare partecipanti. fino a 10, mi sembra che si può No, fare. 6. 6. 6. Però puoi farli, mettere altri da mettere, aggiungere, togliere, capisci? Puoi aggiungere e togliere Ah, persone. sì. Vabbè. Però in contemporanea fino a 6, se no devi pagare. No, Però no, no, no. quando ci Stiamo siamo tolti già non è che, parlando di. perché poi non è che abbiamo un pubblico tanto ampio. Vabbè. ci facciamo Per quattro chiacchiere. adesso. Ne li invitiamo tutti alla live e poi chi scrive nella chat. Vabbè, Va bene. giusto. Buona serata, Ok. buonanotte a tutti. Ciao, Grazie ciao. di esserci stati. È stato bello. Sì, Alla prossima. ciao, ciao. Ciao. Alla Ciao, ciao. prossima, ciao, ciao. Emilio, buttami fuori tu perché non so come si esce. Ah, eccolo Buonanotte a tutti, ciao, ciao. Scioccate, non lo so. L'ho provato, ma non lo so. Ciao Frank, buonanotte.